Signori, buongiorno e bentornati alla seconda parte del nostro webinar sul tradurre il cibo. Innanzitutto un grande grazie. Queste sono giornate in cui si parla di picchi e la parola picco mette sempre a disagio. Noi usiamolo in maniera positiva oggi, abbiamo avuto questa mattina addirittura picco dei 179 partecipanti alla giornata, questo a dimostrare davvero il piacere e il valore di quello che tutti insieme stiamo facendo. Ho il piacere di introdurvi oggi alla terza sessione, sessione che ha come titolo Tradurre il cibo nella letteratura e nell'arte. E spendo, come ho fatto questa mattina, molto brevemente due parole sui due relatori, anche perché continuo a credere, l'ho detto stamattina e lo ridico ora, che questi sono relatori che si presentano assolutamente da soli con i loro contenuti e il loro modo di proporceli e di arricchirci oggi. Solo proprio due parole introduttive di carattere molto personale, se gli amici me lo permetteranno. Allora, Giancarlo Gonizzi è un uomo proteiforme, è un politropo. Io gli sono sempre profondamente riconoscente. Ho avuto il piacere e l'occasione di incontrarlo, di conoscerlo ormai qualche anno fa e ricordo sempre la generosità con cui ha sempre accettato di aiutarmi, anche in alcuni corsi, ha ospitato una mia classe, nel vedere la bellezza che vi racconterò oggi, perché io con una classe un paio d'anni fa ho proprio avuto il piacere di avere una visita guidata di Giancarlo a questi splendidi musei di cui si parlerà oggi. L'altra persona è una raffinatissima donna di cultura, Rossella Lorenzi. Oggi vi parlerà un pochettino del cibo tradotto in letteratura. Ho avuto il piacere di averla come dono da Giulio Iacoli, il mio collega e amico di letterature comparate, che me ne ha fatto dono, me l'ha presentata e io oggi ho il piacere di donarla a voi tutti. Due incontri che all'interno di quello spirito di interdisciplinarietà che si sottolineava questa mattina vanno più nella direzione, ecco, dell'arte, della letteratura e del momento del bello anche, ecco, della riflessione culturale e del bello. Do senza altro la parola a Giancarlo Gonizzi, che ringrazio moltissimo. Giancarlo, se mi senti, apri pure il microfono e il video. Io ci sono, ma mi hanno sganciato il video e non riesco a riagganciarlo. Ora Forse ci siamo? troviamo, eccoti, troviamo Bene. una soluzione. Perfetto, grazie ancora e buona conferenza. Grazie del cortese invito, anzi, e buona giornata a tutte le persone che ci seguono. Proverò a raccontare in estrema sintesi il lavoro di traduzione che si nasconde dietro all'allestimento del circuito dei musei del cibo di Parma. Musei che sono dedicati ai prodotti del territorio, parmigiano reggiano, pasta, pomodoro, vino, salame di felino, prosciutto di Parma, crostino di Zibello, e che costituiscono un unicum a livello del territorio nostro, a livello italiano, ma anche a livello europeo. Prima di arrivare esattamente a parlare di traduzione, però mi pareva corretto ragionare un attimo sul significato di questo particolarissimo circuito museale. Se io facessi a chiunque la domanda che cos'è Chianti, immagino che molti mi risponderebbero che è un vino. E se parlassi di Parma, verrebbe immediatamente in mente il prosciutto. Questo perché? Perché esiste una identificazione ben precisa fra prodotti e territorio, ovvero esiste quello che i francesi definiscono terroir, una integrazione fra le caratteristiche del suolo, della produzione agricola e agroalimentare, ma anche di quell'attività culturale e delle capacità dell'uomo di fare, che diventano veramente uniche e irripetibili. Terroir non è un termine da utilizzare esclusivamente per il mondo del vino, ma anche, credo, nella nostra realtà specifica di Parma. Infatti,
il prodotto tipico dal nostro punto di vista non è solo un prodotto alimentare, ma è il frutto di un territorio, delle sue risorse evidentemente naturali e culturali, ma anche della elaborazione che le generazioni hanno saputo fare di quelle risorse, all'accumulazione di quel saper fare che ha mantenuto sempre perfettamente in equilibrio l'ambiente, il territorio e l'incidenza antropica. Ecco perché... Giancarlo, perdonami, so che è una cosa da non fare, ma siccome hai una splendida presentazione e non la vediamo, vogliamo provare un attimo magari anche tramite il tecnico a capire perché non la vediamo, perché anche quella è un valore aggiunto e so che è bellissima, quindi perdonami se sono entrato a gamba tesa. No, ero convinto, sì. ero convinto che la vedeste. No, ecco, ora la vediamo. Eccola. Grazie. Perdona ancora l'invasione e l'invadenza. No, anzi, grazie dell'opportunità, ci mancherebbe. Ecco, quindi terroir va inteso non soltanto in termini di vino, ma in un'accezione più ampia. Ed è quello che ci giustifica il fatto di utilizzare il prodotto come strumento per arrivare a comunicare il territorio, ma soprattutto ci deve far capire come non basti questo aspetto, bensì sia importante, una volta arrivati al territorio, ragionare sul prodotto nel territorio, cioè gustare un determinato prodotto nel suo territorio e con determinate modalità ha un valore in termini di comunicazione estremamente superiore che non il prodotto da solo. Può sembrare banale, ma questo ci fa capire il ruolo e la funzione che possono avere dei musei in un contesto di questo genere. Ecco allora che il binomio prodotto-territorio viaggia sostanzialmente su due grandi colonne: tutti gli attributi del prodotto e tutti gli attributi del territorio. Il prodotto deve partire evidentemente da una vocazione territoriale, deve partire da una tradizione, deve essere confortato da strumenti di tutela, DOP o IGP, e deve garantire una sua tracciabilità, che è ciò che fa aggiungere valore a quel determinato prodotto. Parallelamente il territorio può offrire l'opportunità di un turismo diffuso, di creare percorsi enogastronomici e deve garantire una corretta gestione ambientale. Quando questi due pilastri funzionano bene, un prodotto diventa riconoscibile. Ecco allora che il Parma e il territorio di Parma diventano una stessa cosa. Un ulteriore passaggio in avanti del nostro viaggio consiste nel capire come il cibo non è solo e soltanto un prodotto, lo è sicuramente, ma può e deve diventare, in una logica turistica, una esperienza. Non si vende soltanto un prodotto, ma anche la storia che l'ha fatto nascere e la cultura del suo territorio. Di fatto il prodotto può diventare anche una cartolina postale che ci portiamo dietro o ci spediamo nel momento in cui rientriamo da quel territorio. È un elemento di memorabilità, è ancora una gioia che vogliamo far perdurare, perché se l'abbiamo conosciuto, perché se l'abbiamo apprezzato, ci piace ritornare con la memoria a quel momento. Ecco allora che il produttore di un prodotto tipico non è soltanto un esperto tecnologo, ma deve, secondo questa logica, diventare anche uno storyteller, cioè qualcuno che racconta, sa raccontare le storie di quel prodotto. La comunicazione del territorio a questo punto non deve essere sganciata dalla realtà, deve rispondere alle aspettative dei destinatari, ma deve soprattutto essere veridica, realistica. Perché? Perché deve sottolineare quelle che sono le capacità reali e attrattive di un territorio ben preciso. Perché è così importante
il cibo nel nostro ragionamento, perché in realtà il cibo segna profondamente la nostra identità. È con la bocca che noi impariamo a misurare, a conoscere il mondo. I bambini mettono tutto in bocca per quello. Con la nostra bocca tritiamo il mondo e lo facciamo diventare parte di noi. Ecco perché quel cibo diventa identitario. Quello che mangiamo alla fine trasforma il nostro corpo, evidentemente, ma anche la nostra mente in questa accezione. E modifica i rapporti con le persone. Trasforma anche il paesaggio, perché ogni spaghettata che io mi mangio produce un ettaro di grano, perché ogni scaglia di parmigiano produce un ettaro di prato. Trasforma in qualche modo anche il futuro nostro e del pianeta. Ed è la cultura che determina quello che noi mangiamo, che ci dice, secondo la nostra tradizione, la tradizione della nostra tribù, quello che è lecito e quello che non è lecito, in base a credenze di tipo religiose, filosofiche oppure etiche, ma anche che ci dice come si devono fare le cose, come si devono preparare, come si devono consumare. Tutte queste modalità legate al cibo sono inesorabilmente aspetti di tipo culturale. Perché? Perché l'uomo attraverso il cibo si relaziona con l'ambiente, si relaziona con gli altri uomini. Ricordiamoci che gli umani sono gli unici che condividono il cibo, gli animali se lo rubano a vicenda. Il cibo ci mette anche in rapporto da millenni con il mondo dell'altilà e con il divino, basti ritornare in qualche maniera alle memorie legate alla tradizione greca o latina che voleva la produttività della terra, lo scorrere delle stagioni legate alle divinità a cui si sacrificavano le primizie. Tutto questo ribadisce la nostra identità culturale. Noi siamo quelli che mangiano la pasta, che mangiano il parmigiano, che mangiano il prosciutto. E chi ce l'ha insegnato? Beh, si fa presto, la mamma. A lei la mamma, e ancora una volta la mamma della mamma della mamma, in una sorta di effetto abisso che ci riporta indietro di generazioni per millenni. Ecco perché il cibo è un patrimonio. Ed essendo un patrimonio, va trasmesso a chi ci seguirà, ma va anche valorizzato, curato, conservato. Ecco perché diventa un monumento di se stesso e può, giustificatamente, avere un museo che lo racconta. Ecco allora che dai sapori del cibo si può arrivare ai luoghi, portare le persone in un territorio perché ne possano godere e da quei luoghi a essere diffusi ovunque. Quindi il gusto può essere un fattore introduttivo a un territorio e alla sua identità. Il turismo non è soltanto viaggio, è esperienza, è conoscenza, è svago. Quando questi tre elementi sono in equilibrio abbiamo una corretta visione del turismo. Quando uno di questi elementi si sbilancia inesorabilmente, come dire, non facciamo del bene al nostro territorio. Per questo il turismo culturale e gastronomico deve essere considerato come un mix integrato di viaggio, di visita, di degustazione, di arte e di cultura. Se guardiamo dove si trova Parma, scopriamo dalla mappa che sta al centro dell'Italia settentrionale. Che meraviglia! È facilmente raggiungibile da tutti. Peccato che alla stessa maniera può essere abbandonata altrettanto rapidamente. Perché? Perché è a un giorno di viaggio da qualunque luogo. Questo fa sì che il permanere a Parma sia un obiettivo importante per il turismo parmense. Far sì che le persone si fermino non solo un giorno, ma più a lungo. Nasce per questo l'idea di legare alla città il territorio e di costruire nel territorio un circuito di musei del cibo, dedicati, l'ho citato in apertura, al parmigiano, al prosciutto, al vino, al culatello, al fungo porcino di Borgotaro che aprirà il prossimo anno, alla pasta, al pomodoro e al salame di Fellini. Che cosa troviamo all'interno di questi musei?
soprattutto troviamo cultura, storia, arte, riferimenti al paesaggio, alla tradizione, all'economia e agli aspetti nutrizionali. Ecco allora che i musei del cibo diventano una componente importante del pacchetto integrato di valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico e culturale, perché è in grado di intercettare la nuova domanda di turismo culturale, di rafforzare l'identità e di dare un supporto non banale alla governance del territorio, perché i produttori possano gestire al meglio l'ambiente. Ecco i musei del cibo. E nascono nel corso di un decennio, il più antico nel 2003, il Museo del Parmigiano, il più recente l'anno prossimo. La loro governance è garantita da 8 enti locali, da 5 associazioni di categoria, dai consorzi di prodotto, dalla Camera di Commercio, dall'Università di Parma, dalle strade dei prodotti e da privati. L'obiettivo dei musei va dalla conservazione del patrimonio alla sua valorizzazione, ma ha un importante ruolo nella didattica e nella promozione non solo dei musei stessi, ma dell'intero territorio. Dal 2003 ad oggi, pur avendo, il grafico ve lo fa vedere, aperture scaglionate nel tempo, i musei hanno totalizzato oltre 260.000 visitatori. E sono ripartiti, come mostrano i grafici, tra il parmigiano, il prosciutto e il salame in numeri più alti e gli altri prodotti in numero appena inferiore. Se andiamo a vedere le tipologie di biglietto, ci rendiamo conto come i gruppi, con il 28% degli ingressi, rappresentino il più grosso visitatore. Il gratuito, che quota 27%, contiene anche tutte le attività, le iniziative e gli eventi che normalmente vengono proposti dai musei per il territorio. La scuola vale oltre il 10%. Per comunicare i musei, il principale strumento è il portale dei musei del cibo, che comincia a raccontare questa realtà con un benvenuti nel più buon paese del mondo. Tutta la costruzione del portale è stata pensata espressamente in una logica di comunicazione estremamente sintetica, immediata, veloce, emozionale, ma di valorizzazione della nostra realtà. Ecco che si sottolinea il valore della terra, dell'uomo come artefice di questi prodotti e del cibo, i prodotti stessi. Poi vengono presentati i vari musei e viene proposta la possibilità di effettuare un tour, un percorso, una visita. Ciascuno può costruire il suo viaggio. I musei, lo vediamo nella mappa, sono dislocati sul territorio provinciale lungo un percorso ideale che li congiunge tutti, perché la vera esperienza non è il singolo museo, ma è fare il percorso, quindi compreso il territorio. Per comunicare i musei utilizziamo degli strumenti. Quello che vi mostro velocemente è la campagna di ripartenza dopo la crisi sanitaria della primavera scorsa, dove vengono sottolineati alcuni aspetti importanti, la riaperta, la salute, giocando, scherzando con gli oggetti dei musei, usandoli come stimolo e come spunto per promuovere il ritorno a visitare questi luoghi. I musei raccontano in modi diversi. All'interno dei musei sono gli oggetti che raccontano la storia. Ma oltre agli oggetti bisogna anche raccontare coinvolgendo le persone. Ecco quindi che i percorsi museali sono costellati di schermi piuttosto che di touchscreen che permettono un coinvolgimento di livello differente. Ma anche la grafica è importante perché è estremamente curata, voluta in modo uniforme per tutto il circuito museale. Garantisce quindi una lettura, una leggibilità specifica. E ancora si racconta anche con i sapori, sì, perché in alcuni luoghi
i sapori e gli odori sono determinanti. Mi viene da pensare alla galleria dei culatelli che il visitatore attraversa durante il percorso di visita, oppure all'odore del caseificio che si sente ancora all'interno del Museo del Parmigiano, ma anche i sapori che si possono gustare al termine della visita andando nei ristoranti che sono collegati alle varie strutture. Come sono pensati i racconti all'interno dei musei? Intanto per livelli paralleli, nel senso, se provate a intuire, a guardare appena la fotografia in basso a sinistra, vedete una sezione del Museo della Pasta. In basso ci sono gli attrezzi agricoli, le macchine. Nella fascia in alto c'è l'avanzamento della coltivazione del grano. A sinistra i chicchi, al centro le piantine verdi, poi che crescono, e in fondo il giallo, appena lo intuite, vi fa capire un campo maturo. Questo per farvi capire i vari livelli di comunicazione. Al centro ci sono testi e fotografie e il video che vi spiegano nel dettaglio gli oggetti che si trovano alla base. Quindi l'approfondimento è stratigrafico a seconda dell'interesse delle persone. Posso andare veloce, posso fermarmi, approfondire a seconda del mio interesse. Nel momento in cui comunichiamo al museo, dobbiamo raccontare a chi già conosce questa esperienza. Pensiamo a una persona anziana che, vedendo gli attrezzi, pensate alla seconda immagine da sinistra, capisce già di cosa stiamo parlando perché li ha usati nella sua giovinezza. Ma dobbiamo anche raccontare a nuove generazioni che quegli oggetti non conoscono e per i quali sono esattamente marziani, come se noi mostrassimo delle apparecchiature nucleari. Ecco allora che per le nuove generazioni ci sono altre tecnologie. Nell'immagine centrale vedete ad esempio una multivisione a 360 gradi avvolgente al Museo del Vino, che racconta i miti del vino in un ambiente di grande emotività con degli strumenti raffinati. Infine, per le nuove generazioni non basta guardare, bisogna muovere le mani. Ecco una intensa attività didattica svolta dai musei che hanno un enorme patrimonio e un grande catalogo di laboratori che vengono proposti proprio alle scuole e ai ragazzi in età scolare. Infine, bisogna raccontare ai turisti stranieri. Ecco, vi faccio un esempio e l'ultima immagine ve lo mostra. Parlare del salame di felino significa spiegare che i gatti non c'entrano nulla. Ecco allora che la traduzione diventa molto importante per far capire delle cose che sul territorio altrimenti si comprendono già e già si conoscono. Alla fine del nostro racconto c'è anche la possibilità di comunicare dal museo, perché il pubblico scrive a casa. Ad esempio, usando uno dei touch del museo, è possibile mandare alla propria abitazione una ricetta o una scheda di quello che ci è piaciuto. Il museo scrive anche al suo pubblico attraverso i canali social, alle persone che hanno apprezzato e che si sono registrate. Il museo coinvolge anche nel racconto. E infatti l'analisi e il coinvolgimento dei social ci mostra una percentuale diversa di partecipazione, un 60% costituito da donne e solo il 38% da uomini, con un'età privilegiata fra i 35 e i 44 anni. Tutto questo va considerato che è un ambiente multilingue, perché tutti i musei, oltre ad essere raccontati in lingua madre in italiano, sono completamente raccontati e tradotti in lingua inglese. Ma poi esistono le audioguide, che sono anche in italiano, in inglese e in francese, e che si amplieranno in futuro, che permettono di leggere questi luoghi attraverso altre lingue. E qui c'è un lavoro estremamente attento e accorto per far comprendere i giochi di parole, le origini delle parole, banalmente, che tagliatella derivi dal verbo tagliare, gli italiani lo capiscono, ma se devo spiegarlo a un inglese
devo usare un giro di parole abbastanza complesso. Alla stessa maniera, il cibo, che è così radicalmente legato all'identità, ha bisogno di spiegazioni, ha bisogno di approfondimenti. Approfondimenti che la traduzione accorta cerca di rendere pensando come pensa l'ospite che viene da un altro paese. Quindi nel momento in cui abbiamo cercato di tradurre questi musei, ci siamo rivolti a persone non solo che avessero conoscenze madrelingua, ma che avessero anche, e non è stato semplicissimo, trovarle conoscenze legate al cibo e all'alimentazione. Per fare i confronti con le abitudini alimentari degli ospiti stranieri e cercare di fare capire le differenze con le nostre. Perché non basta semplicemente scariolare delle parole, ma c'è bisogno di fare riferimento veramente alla identità di partenza. Io qua mi fermerei, poi se ci saranno delle domande sarò a disposizione. Giancarlo, innanzitutto grazie. I miei studenti hanno sempre dichiarato di restare affascinati dalle tue lezioni e credo che il pubblico abbia compreso a questo punto il perché. E so che la stessa cosa accadrà anche nel secondo intervento di Rossella. Prima di darle la parola, mi permetto di fare ammenda, mi sono dimenticato di dire una cosa di carattere organizzativo. Chiunque voglia fare domande può benissimo fare attraverso la chat e può già eventualmente scrivere in maniera da che alla fine della sezione si possano già coinvolgere i nostri due relatori con le vostre curiosità o bisogni di approfondimento o riflessioni di qualunque tipo. A questo punto io ritorno nel mio buio e lascio la parola a Rossella Lorenzi. Grazie infinite. Mi sentite abbastanza bene? Bene, bene. Sì. Condivido la presentazione con voi. Funziona? Sì. Grazie. Allora, mi è stato chiesto gentilmente di accompagnarvi in una passeggiata tra i boschi narrativi e poetici per vedere come il cibo viene tradotto nella letteratura. Ecco, cercheremo di capire che cosa traduce, quindi quali sono i contenuti che può veicolare, quale funzione assume. Parto con Walter Benjamin e con la sua omelette di mole. Partiamo dal dessert vista allora, non è male. Il 29 maggio del 1930 Walter Benjamin pubblicò sul Frankfurter Zeitung Essen una sequenza di 6 brani in prosa dedicati all'esperienza del cibo, inaugurando una forma di rappresentazione letteraria che lui denominò Denkbilder, immagini di pensiero. L'ultimo brano che vi propongo si intitola Omelette di More e ha il sapore di una fiaba. Al centro della vicenda c'è un re ricchissimo, potente e molto infelice. Per guarire dalla malinconia, il re decide un giorno di chiedere al suo cuoco personale di preparargli un omelette di more. Ma attenzione, non è un omelette qualsiasi, è un omelette che lui aveva assaporato 50 anni prima. Allora mio padre era in guerra con il suo malvagio vicino d'Oriente. Quello aveva vinto e noi dovemmo fuggire. Fuggimmo giorno e notte, mio padre ed io, finché capitammo in una foresta oscura. Ci perdemmo ed eravamo prossimi a morire di fame e di stanchezza, quando ci imbattemmo finalmente in una capanna. Ci abitava una vecchina, che ci invitò gentilmente a riposare, mentre lei si dava da fare attorno al fornello. E dopo poco, ecco davanti a noi l'omelette di more. Non ne avevo portato alle labbra che il primo boccone, che mi sentì mirabilmente consolato e mi fui nel cuore nuova speranza. La posta in gioco, dovete sapere, molto alta, perché se il cuoco esaudirà il desiderio, beh, diventerà suo genero, avrà in eredità il regno, se non sarà in grado di soddisfarlo, gli verrà tagliata la testa. Ecco cosa risponde il cuoco. Signore, allora fate pure chiamare subito il boia, perché io conosco bene il segreto dell'omelette di more e di tutti gli ingredienti.
dalla comune peperella fino al nobile timo. So benissimo la formula che bisogna pronunciare mescolando. Il frullino di legno deve essere girato sempre verso destra, affinché non renda vano ogni fatica. Ciò nonostante, mio re, io dovrò morire. Ciò nonostante, la mia omeletta non ti piacerà. Come vuoi che io possa condirla con tutto ciò con cui tu l'hai allora assaporata? Il pericolo della battaglia, l'attenzione vigile dell'inseguito, il calore del focolare, la dolcezza del riposo, l'ambiente estraneo e l'incertezza dell'avvenire. Beh, la storia ha un lieto fine perché il cuoco non perse la testa, ma fu ricompensato con grandi doni. E l'associazione mentale è immediata, quasi scontata direi, perché ci riporta alla pagina la bellissima, ci riporta alla memoria la bellissima pagina della Madeleine di Marcel Proust. L'io narrante infinge il dolce nella tazza di tè e la rivelazione è improvvisa. Ed ecco, macchinalmente, oppresso dalla giornata grigia e dalla previsione di un triste domani, portai alle labbra un cucchiaino di tè, in cui avevo inzuppato un pezzetto di Madeleine. Ma nel momento stesso che quel sorso, misto a bricioli di biscotto, dopo il mio palato, trasalì, attento a quanto veniva in me di straordinario. Un piacere delizioso mi aveva invaso, isolato, senza nozione della sua causa. Mi aveva subito reso indifferenti le vicissitudini della vita, le sue calamità inoffensive, la sua brevità illusoria, nel modo stesso in cui agisce l'amore, colmandomi di un'essenza preziosa, o meglio, questa essenza non era in me, era me stesso. Il denominatore comune è lo stesso, il cibo nutre, ristora, consola, rivela. Delizia il palato e nello stesso tempo lo spirito, appaga la sensibilità immaginativa dell'uomo, svela, a sua volta genera, una visione di sé e del mondo. È un segno che nasconde in sé molteplici significati, ha scritto Roland Barthes. Ed è questo il motivo per cui il potere evocativo del cibo da sempre ha esercitato una fortissima suggestione in poeti romanzieri. Non è un caso se agli albori della letteratura occidentale si colloca un banchetto. È alla mensa di Alcino che Ulisse dipana il suo racconto, svelando e rivelando se stesso. Anche la storia dell'uomo tramandata dalla Bibbia inizia con un atto alimentare che assume il significato di una trasgressione e che comprende in sé alcuni dei valori simbolici culturalmente associati al cibo. La sessualità, il desiderio, la tentazione, la ricerca della conoscenza. E se nel racconto della Genesi l'atto del mangiare è condannato in quanto peccato di superbia, nel Rinascimento diventa espressione vitale della libera affermazione dell'individuo. Guardiamo come Rabelais, nel Gargantua e Pantagruel, smonta e dissacra l'episodio biblico. Il serpente che tentò Eva era salsiccioforme e ciò nonostante sta scritto di lui che era fine astuto sopra tutti gli altri animali. Così sono le salsicce. E ancora si sostiene in certe accademie che quel tentatore era semplicemente la salsiccia chiamata Itifallo, nella quale fu trasformato un tempo il nostro buon messer Priapo, gran tentatore di donne per i paradisi di Grecia, che sarebbero poi i giardini di Francia. Nelle salsicce di Rabelais echeggia lo sberleffo di Luigi Pulci, che nel Morgante descrive la confessione religiosa di Margutte in alcune ottave capaci di solleticare il palato, anche al più rigoroso dei piagnoni. A dirte il tosto, io non credo più al nero che all'azzurro, ma nel cappone o lesso o voglio arrosto, e credo alcuna volta anche nel burro, nella cervogia e quando io non nel mosto. E guardate com'è raffigurata la Trinità. E credo nella torta e nel tortello. L'uno è la madre, l'altro è il suo figliuolo. Il vero padre nostro è il fegatello. E possono essere tre, due e uno solo. E deriva dal fegato almeno quello. E perché io vorrei ver con un ghiacciolo, se va covetto il mosto vieta biasima, credo sia il sogno o la fantasima. La visione del mondo dell'autore è dunque espressa, ovvero tradotta nel senso proprio del termine, cioè consegnata al lettore attraverso il segno alimentare. Nello specifico, in questi due ultimi esempi, il segno alimentare
veicola il realismo grottesco del corpo, ereditato dalla cultura popolare carnascialesca medievale, contrapponendo nuovi valori al sistema culturale delle classi aristocratiche dominanti. Questa contrapposizione in epoca moderna percorre come un fil rouge tutto il romanzo Il gatto pardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La scena del pranzo offerto da Don Fabrizio ai notabili di Donna Fugata è memorabile. Le informazioni sulla barbarica usanza forestiera di servire una brodaglia come primo piatto erano giunte con troppa insistenza ai maggiorenti di Donna Fugata perché un residuo timore non palpitasse in loro all'inizio di ognuno di quei pranzi solenni. Perciò, quando tre servitori in verde, oro e cipria entrarono, recando ciascuno lo smisurato piatto d'argento che conteneva un torreggiante timballo di maccheroni, soltanto 4 su 20 persone si astennero dal manifestare una lieta sorpresa. Il principe e la principessa perché se l'aspettavano, Angelica per affettazione e Concetta per mancanza d'appetito. L'ironia qui non è soltanto linguistica, il termine brodaglia per indicare il potage, la barbarica usanza forestiera, ma innerva soprattutto la sottile indagine psicologica dei caratteri dei commensali che sono cristallizzati nel loro ruolo sociale. L'affettazione borghese della bella Angelica contro l'inappetenza aristocratica di Concetta e la coreografia è degna del piatto monumentale portato a tavola. Buona creanza a parte, però, l'aspetto di quei babelici pasticci era ben degno di evocare fremiti di ammirazione. L'oro brunito dell'involucro, la fragranza di zucchero e cannella che ne emanava, non erano che il preludio della sensazione di delizia che si sprigionava dall'interno quando il coltello squarciava la crosta. Ne rompeva dapprima un vapore carico di aromi. Si scorgevano poi i fegatini di pollo, gli ovetti duri, le sfilettature di prosciutto, di pollo e di tartufi impigliate nella massa untuosa, caldissima, dei maccheroncini corti, cui l'estratto di carne conferiva un prezioso color camoscio. E il racconto non poteva non suscitare il plauso di quel ghiottone di Prezzolini, che alla gloria della pasta italiana ha dedicato il gustoso libretto Maccheroni & Company. Ma la maestria del narratore non consiste solo nell'abilità profusa nella descrizione del timballo di maccheroni, giocata fra gastronomia e sensualità. Il pranzo a Donna Fugata è determinante ai fini della struttura stessa del romanzo, perché ne segna la svolta. È proprio su quel pasticcio di maccheroni che l'aristocratica inappetente Concetta perde il duello amoroso con la sensuale, vorace e troppo borghese Angelica. E alla fine del romanzo, quando trascorsi 50 anni, Concetta rievocherà la scena, si vedrà lontanissima ma chiara, come ciò che si scorge attraverso un cannocchiale rovesciato, la grande tavola bianca, circondata da tutti quei morti. L'immagine della tavola bianca, posta con grandissima perizia costruttiva alla fine del romanzo, ne richiama circolarmente l'inizio. Condensa e quindi traduce il pathos temporale psicologico vissuto. Il cibo è determinante per lo sviluppo narrativo anche nel racconto di Karen Blixen, Il pranzo di Babette. Nella celebre bellissima versione cinematografica danese, gli ambienti sono ricostruiti con grande maestria e la scena iniziale inquadra gli stoccafissi appesi a vessicare al sole, un particolare che non viene menzionato nel testo in prosa. Ma l'immagine tradotta dal regista è di straordinaria efficacia, perché concentra un mondo di saperi e quindi di sapori e quindi di saperi. Traduce l'intero sistema culturale sul quale poggia la comunità di Berlevag, descritta come un gruppo di uomini e donne dimessi, frugali, dediti alla preghiera e alla rinuncia, che si ritrovano per leggere la parola di Dio nella casa di Martina e Filippa, le figlie nubili del decano, morto da tempo. Ecco, l'arrivo di Babette, una comunarda francese, che in una notte di tempesta irrompe nella casa delle due sorelle in cerca di rifugio, scuote gli equilibri della comunità.
Le due sorelle diffidano di lei, pétroleuse e per giunta papista, e la cucina diventa la linea di demarcazione fra le due culture. Avevano diffidato dell'asserzione di Monsieur Papin, secondo la quale Babette era capace di cucinare. In Francia, lo sapevano, la gente mangiava i ranocchi. Mostrarono a Babette come si prepara lo stoccafisso e una zuppa di birra e pane. Durante quelle dimostrazioni, il viso della francese perse ogni espressione. Eh sì, perché Babette è una vera cuoca. Alla fine del racconto, il lettore scopre che Babette era la più rinomata chef di Parigi, una donna che aveva trasformato un pranzo al Café Anglais in una specie di avventura amorosa, una di quelle avventure amorose nobili e romantiche in cui non si distingue più tra la fame o la sazietà del corpo e quella dello spirito. Ma nella quiete e devota comunità norvegese tutti lo ignorano. E così quando Babette propone di preparare un vero pranzo francese con i 10.000 franchi vinti alla lotteria da offrire a tutta la comunità per celebrare l'anniversario del decano, i ruoli si invertono ed è lei che diventa la protagonista. Le due sorelle sono sopraffatte da quel pranzo francese, un avvenimento di nature portate incalcolabili. Proprio loro, dedite a una vita retta e frugale, trascorsa nella placida tranquillità, conservata nella rinuncia di qualsiasi desiderio. Chiamano i confratelli, si consultano con loro e tutti insieme prendono la decisione di osservare durante il pranzo il più rigoroso silenzio. Bocche cucite, teste chine sui piatti non cedono alla tentazione di lasciarsi sfuggire commenti. Ma l'eleganza della tavola, le pietanze raffinate, i vini pregiati vincono a poco le resistenze dei commensali più ottusi, ai quali non resta che constatare che quando l'uomo non ha solo totalmente dimenticato, ma anche fermamente respinto ogni idea che riguardi il mangiare e il bere, e allora sì che mangia e beve nel giusto stato d'animo. E si compie il miracolo. Niente di ciò che accadde più tardi nella serata può essere riferito qui in modo preciso. Nessuno degli ospiti ne serbò più un chiaro ricordo. Sapevano soltanto che le stanze si erano ricolmate di luce celeste, come se innumerevoli piccoli adoni si fossero mischiati in un'unica e radiosa luce di gloria. Vecchi taciturni ricevettero il dono della parola. Orecchi che per tanti anni erano stati quasi sordi si aprirono per ascoltarla. Il tempo si era diluito nell'eternità. Il racconto si chiude con l'immagine di Babette tutta sola nella sua cucina che contempla gli avanzi della sua opera, un'opera che le è costata tutti i 10.000 franchi vinti alla lotteria. E alle due sorelle che le chiedono che ne sarà della sua vita, Babette replica con orgoglio che lei è stata una comunarda, si è battuta sulle barricate per far trionfare i valori in cui credeva. Suo figlio e suo marito sono morti fucilati, ha perso ogni bene che possedeva, eppure lei non sarà mai povera né sconfitta, perché lei è una grande artista. E un grande artista, mesdames, non è mai povero. Abbiamo qualcosa, mesdames, di cui gli altri non sanno nulla. Ed è un talento che riesce a rendere perfettamente felici chi è in grado di coglierne il valore. E così Babette la strega assume lo status di artista e conquista la gloria del cielo. Cibo e letteratura, binomio indissolubile dunque. Lo scrittore che non parla mai di mangiare, di appetito, di fame, di cibo e di cuochi, mi ispira diffidenza, come se mancasse qualcosa di essenziale, chiosa Aldo Muzzi, nel suo gustosissimo libro L'uovo alla cocca. E il binomio è talmente indissolubile che invertendo l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia. Sì, perché è possibile anche che la letteratura ispiri, ovvero sia tradotta in una ricetta. Tutti conosciamo i piatti nati dall'omaggio di un cuoco ad un artista, pesca melba, tufledo rossini, lepre alla D'Annunzio, ma può succedere anche che un testo letterario venga tradotto in un'opera culinaria. È il caso del riso di Hérodiade, formula futurista creata dal poeta Franco Rampa-Rossi in arte dottor Sicorfran. Per esaltare insieme, fondere insieme massima purità virginale con la massima lussuria di profumo e onorare così il nome glorioso di Mallarmé,
che cantò la Vergine Rodiard in un verde paesaggio palustre cosperso di sensualissimi giorgioli turchini, prendete del riso e fatelo cuocere in molto latte salato convenientemente. Scolatelo e cospargetevelo di polvere finissima di rizoma di giaggiolo. Il cuoco futurista isola due elementi del poema Rodiard di Stéphane Mallarmé per dare sfoggio alla propria creatività. Il candore della pelle virginale di Rodiard, simbolo di innocenza e di purezza, e il fiore, simbolo della giovinezza e della bellezza, e li traduce in alimenti. Il condimento è quello dell'ironia. Ridendosela sotto i baffi, il cuoco Bricconcello ci invita ad assaggiare il poema di Mallarmé, che sì, è vero, è di raffinata, difficile interpretazione, ma può risultare facilissimo da digerire se tradotto in un riso in bianco cosparso di essenze profumate. Per concludere, qualsiasi difficoltà abbiate a capire Mallarmé, linguistica e critica, potete sempre cuocerlo e usare la forchetta, ha commentato Alberto Capatti in un suo saggio. Tradurre Mallarmé in una ricetta è certamente una provocazione che rasenta la blasfemia, ma è un'ardita operazione linguistica e letteraria maturata da Filippo Tommaso Marinetti negli anni 30 con il lancio della rivoluzione cucinaria futurista. Brandendo la forchetta contro la pasta asciutta, assurda religione gastronomica italiana, all'insegna dello slogan «si pensa, si sogna e si agisce, secondo quel che si beve si mangia», Marinetti propone esperienze culinarie innovative che, non sempre gradite al palato, tuttavia risultano ingegnose e innalzano la cucina e l'arte del banchetto allo status di opera d'arte. L'obiettivo della nuova cucina è l'invenzione di complessi plastici saporiti, la cui armonia originale di forma e colore nutre gli occhi ed ecciti la fantasia, prima ancora di tentare le labbra. E qui vedete la riproduzione del famoso carne plastico creato dal pittore futurista Filia, interpretazione sintetica dei paesaggi italiani. L'audace costruzione culinaria ci fa forse rimpiangere con nostalgia il torreggiante timballo di maccheroni del principe di Salina. Ma in questo caso lo scopo ultimo è artistico. Il cibo non è più tradotto nel linguaggio letterario, ma diventa, è letteratura. Nel curioso libro La cucina futurista, scritto a quattro mani con Filia, Marinetti sostiene: il pranzo perfetto consiste nella creazione dei bocconi simultanei e cangianti, che contengano 10-20 sapori da gustare in pochi attimi. Questi bocconi avranno nella cucina futurista la funzione analogica, immensificante, che le immagini hanno nella letteratura. Un dato boccone potrà riassumere un'intera zona di vita, lo svolgersi di una passione amorosa, un intero viaggio nell'Oriente. Ecco, le parole di Marinetti ci riportano all'omelette di More con la quale ho iniziato questa conferenza. In conclusione, se vogliamo proprio dirla con le parole di Tristan Tzara, che è stato inventore della ricetta per fare un poema della lista, le grand secret est là, la pensée se fait dans la bouche, il pensiero si forma in bocca, ed è infatti nella bocca di ciascuno di noi che si producono due azioni sorprendentemente creative: l'ingestione del cibo, che soddisfa la naturale necessità di sopravvivenza, ma che è anche e soprattutto ricerca e soddisfacimento del piacere, e l'articolarsi della voce umana, e dunque il generarsi del linguaggio che nel senso più alto si esprime attraverso il canto. E tu del resto è letteratura. Vi ringrazio. Grazie Rossella, davvero una fascinosissima passeggiata. Allora io guardavo nella chat, mi sembra che non ci siano dei grandi delle grandi domande, anche perché i vostri due interventi sono interventi proprio sul bello, sul valore, sono da ascoltare, da godere. Ci sono due note, allora da un lato chi
ringraziava e diceva che meraviglia, non conoscevo questi musei, è davvero un'interessante scoperta. E dall'altro qualcuno che Rossella sottolineava il fatto che non sono stati citati i nomi dei traduttori. Io da questo punto di vista colgo l'occasione a questo punto e poi dopo passo la parola subito a Katia per la seconda parte della seconda metà della nostra giornata, per dire che sono stato contattato prima da un'amica del Centro Linguistico di Ateneo che ha trovato questa giornata molto interessante e mi chiedeva della possibilità di, offriva la possibilità di lavorare insieme anche per recuperarne dal punto di vista del testo questi contenuti. E quindi io adesso ve la rilancio così, insomma, anche perché è una sorpresa per tutti, lo sto dicendo in diretta. E poi vi contatterò, quindi accanto alla registrazione ci sarà magari la possibilità di trovare anche di mettere per iscritto questi contenuti della giornata e lì sicuramente ci sarà anche l'occasione di onorare e di dare lustro ai nomi di chi anche se è cimentato in traduzioni veramente al limite dell'impossibile. Anche qua, anche per te, Rossella, la lode ci hai guidato in un viaggio affascinante che io estendo anche a Giancarlo e vi ringrazio a questo punto se non ci sono ulteriori interventi o domande. Sono tutte lodi, ecco, per cui ve le riporto tutte insieme a un saluto. Grazie, ma è pericoloso. Diciamo che io inviterei chi non conosce o chi non è riuscito finora a vedere i musei ad approfittare, quando crederà opportuno, di poter visitare i musei del cibo alla stessa maniera, ovviamente, dell'invito che facevi tu di poter estendere queste traduzioni ad altri momenti. Quindi l'esperienza diretta credo che possa lasciare il segno molto più delle nostre semplici parole. Benissimo, io vi ringrazio ancora e a questo punto passerei la parola a Katia Castellani, che sarà la regina e la guida, insomma, della nostra sessione quarta. Io vedo in chat una persona che scrive: vorrei fare una domanda al dottor Gonizzi. Scusatemi, l'ho persa. Allora, Katia. C'è scritto soltanto così, per cui se ha una domanda la scriva nella chat, perché è l'unico modo per poterla fare. Quindi io sto tentando di avviare il mio video, ma per qualche motivo non mi vedo, anche se in teoria è avviato, quindi chiedo ai tecnici. Noi ti vediamo. Ora sì. A voi mi vedete, quindi sono io che non mi vedo. Benissimo. Quindi se intanto qualcuno scrive la domanda che vuol fare al dottor Gonizzi, perfetto, mentre è ancora qui. Ecco, sì, l'esperienza dei musei del cibo è solo di Parma o ci sono esperienze simili altrove? Questa è la domanda. Provo a rispondere brevemente. Nell'ultimo decennio sono nati numerosi musei dedicati a prodotti alimentari. Pensiamo fuori dall'Italia all'Alimentarium di Vevey piuttosto che al Museo della Birra Guinness in Irlanda o a tanti altri. Però non esiste in tutta Europa un circuito di musei del cibo concepito con i criteri di quelli di Parma, ovvero con una molteplicità di sedi disperse con intelligenza nel territorio lungo un percorso ben preciso e guidate e coordinate in maniera unitaria, come cioè fosse un unico museo con più sedi o con più sezioni, con un unico staff, con un'associazione culturale che guida il tutto. Nulla di questo esiste. Esiste in Toscana un circuito di musei del vino che però è ben diverso, nel senso che sono piccoli allestimenti che si trovano all'interno delle cantine delle varie zone di produzione e che però non hanno alle spalle questa diciamo centralità di direzione e di promozione.
probabilmente Parma ha espresso in questa attività una sua unicità, quella di essere in qualche modo il centro della Food Valley e di raccontare in un modo particolare questa cultura del cibo. Mi piace ricordare, prima di concludere, che quest'idea dei musei del cibo nasce da un'idea del dottor Albino Ivardi Ganapini, che è lo stesso che concepì la nascita di ALMA, la scuola internazionale di cucina che si trova oggi a Colorno. Erano due dei capisaldi del progetto dell'amministrazione provinciale del 1999. Spero di aver risposto alla domanda. Grazie mille. E lo aspettavo. La ringrazio, me lo aspettavo. I musei di Parma sono pensati in modo originale e straordinario. Allora, grazie ancora a dottor Gonizzi e passo quindi all'ultima sessione di oggi, naturalmente non certo ultima per importanza, e lasciatemi dire che da parte degli organizzatori, quindi sia da parte della Commissione europea che da parte dell'Università di Parma, siamo davvero molto molto grati alle aziende, ai consorzi che hanno accettato il nostro invito di partecipare a questo workshop. Ci tenevamo in modo particolare a coinvolgere queste importantissime realtà del territorio, importantissime realtà chiaramente per l'economia italiana, e siamo quindi molto molto felici di poter avere qui dei rappresentanti di prodotti di eccellenza. E siccome io però non vedo chi è collegato, chiedo se sono collegati con noi dal Consorzio Parmigiano Reggiano in questo momento, se mi potete fare un cenno. Sì, ci sono. Perfetto. Allora presento subito il primo ospite di questa sessione, che è il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli. Se può... Buongiorno a tutti, io compaio come Katia Castellani in questo momento sullo schermo, però non, vedo che non riesco a sbloccare la mia camera. Eccomi qua, ce l'abbiamo fatta. Buongiorno a tutti, anche ovviamente mi associo ai ringraziamenti. Ciao Davide, ti saluto che in questi giorni hai portato molta pazienza con me. Molte grazie. È un piacere, cercherò un attimino di condividere lo schermo per presentarvi una piccola presentazione che riguarda per l'appunto il Parmigiano Reggiano, e quindi all'interno di questo contesto di il valore aggiunto della traduzione per l'economia e la società. Cosa significa tradurre il Parmigiano Reggiano? Anzi, vi pongo una domanda alla quale mi farebbe piacere, insomma, desse una risposta nella chat. Se vi dovessi chiedere, ma voi come tradurreste il termine Parmigiano Reggiano? Dobbiamo stare attenti, perché il Parmigiano Reggiano è una DOP. Cosa sono i prodotti DOP? I prodotti DOP sono quei prodotti le cui caratteristiche dipendono in un modo inscindibile dal territorio dove un prodotto viene fatto. Quindi il prodotto ha delle caratteristiche organolettiche perché il territorio è capace di trasferire allo stesso le sue caratteristiche. Per darvi un parallelo forse molto più comprensibile, lo champagne può essere prodotto solamente in quella parte della Francia, nella zona di Reims, perché le pietre calcaree che compongono il suolo sono in grado di trasferire nella soluzione circolante del terreno e alla pianta e poi all'acino
quella sapidità estremamente caratteristica. Qual è quindi il segreto che lega il parmigiano reggiano al suo territorio? Intanto cerchiamo di capire dov'è che si produce il parmigiano reggiano. In una zona molto piccola, in realtà lunga, larga, circa 100 chilometri, e sono i territori della provincia di Parma, di Reggio Emilia, di Modena. Pensate che a Bologna il parmigiano reggiano si può produrre, ma solo alla sinistra del fiume Reno. Alla destra del fiume Reno il parmigiano reggiano non viene. E a Mantova si riesce a produrre il parmigiano reggiano a sud del Po. A nord del Po non riusciamo a produrlo. Perché? Perché in questo territorio, se voi prendete le foraggere che lì spontaneamente crescono, troverete sulle foglie di queste foraggere tre batteri buoni, qui me ne ho riportati due, vi ho fatto due fotografie, in realtà si chiamano Lactobacillus helveticus, Lactobacillus delbrueckii, specie vulgaricus, e Lactobacillus delbrueckii, specie lactis, io per comodità li chiamo i tre amigos, e la ratio è esattamente questa, cioè voi non solo raccogliete le foraggere che spontaneamente in questo territorio crescono, ma a questo punto la rotazione delle colture sui campi è in realtà impostata, finalizzata per avere la massima produzione di foraggere. Foraggere che poi dovranno essere conservate in una tecnologia, attraverso una tecnologia che permette agli amigos di rimanere vivi. Ecco perché noi produciamo fieni e non produciamo insilati. Che cos'è il fieno? Voi avete l'erba, la tagliate, la fate essiccare al sole, quello è il fieno. Se voi la stessa erba, una volta tagliata, invece che farla essiccare al sole, la mettete in assenza di ossigeno, senza ossigeno partono delle fermentazioni, appunto, anaerobiche, che danno origine a acido, acido lattico, che conserva l'erba. L'insilato è un po' come un grande sottaceto. Se ci pensate, nel sottaceto avete la verdura che grazie all'acidità dell'aceto, dell'acido acetico, si conserva. Ecco, l'insilato è bene o male concettualmente la stessa cosa, con la differenza che avete l'erba invece che la verdura, invece che l'acido acetico, avete dell'acido lattico. Quando voi andate lungo l'autostrada e trovate dei cumuli neri con sopra delle gomme, ecco, lì sotto avete delle foraggere che vengono conservate nella tecnica dell'insilamento. Perché noi non facciamo insilati? Perché gli amigos, i tre batteri buoni che vivono sulle foglie, sono batteri aerobici, cioè batteri che respirano. Quindi in assenza di ossigeno morirebbero. Questo però per farvi capire che cosa? Che i campi del nostro territorio, dell'area di produzione del parmigiano reggiano, li vedete investiti di foraggere e curati proprio perché lo scopo è produrre il fieno. È evidente che le bovine dovranno mangiare nella loro dieta prevalentemente foraggi, e infatti almeno il 50% di quello che una bovina che fa latte per parmigiano reggiano deve obbligatoriamente mangiare sono fieni del nostro territorio. Una volta che voi avete munto la bovina, vi dovete prendere cura del latte in modo tale che gli amigos rimangano vivi dentro il latte. Vi faccio un esempio. La temperatura corporea della bovina è 38 gradi centigradi, quindi il latte appena munto è a 38 gradi. Alla stalla non potete abbassare la temperatura del latte sotto i 18 gradi, per quale ragione? Perché sotto i 18 gradi gli amigos morirebbero di freddo. Quindi una volta che voi fate il latte, il formaggio, scusatemi, con quel latte, voi ottenete la cagliata, cioè la trasformazione del latte in formaggio, ma dentro a quella cagliata non avete gli amigos e quindi non avete chi, mangiando mangiando le componenti del latte, il lattosio e la caseina, produce gli aromi, i profumi e i sapori tipici del parmigiano reggiano. Il fatto di
dover non poter raffreddare il latte alla stalla sotto i 18 gradi impone che questo latte arrivi in caseificio dopo ogni singola mungitura, e questo impone che la distanza tra il caseificio e la stalla sia in realtà molto limitata. Cioè, tutto questo ha modificato nel tempo proprio la geografia delle stalle e dei caseifici, e tutto questo che vi ho detto, che esiste da quasi 1000 anni, è stato tradotto in quello che è il disciplinare di produzione del parmigiano reggiano, che è un po' la costituzione del mondo del parmigiano reggiano. Quindi lo scopo sostanzialmente di tutta la nostra filiera è trasferire questi batteri buoni che, grazie alle condizioni pedoclimatiche del nostro territorio, crescono sulle foraggere, trasferirle progressivamente dai campi all'allevamento al latte per averli dentro al formaggio, e una volta dentro al formaggio sono loro che sono in grado di produrre questi aromi e questi profumi. Questa è in realtà la struttura della nostra filiera, perché in tanti mi chiedono: ma chi è associato al consorzio del formaggio parmigiano reggiano? Il consorzio associa i produttori del formaggio, e sono, come potete vedere oggi, 335 caseifici che acquistano il latte da 2620 piccoli allevatori. Pensate che queste 2000 e quasi 3000 imprese sono dislocate in una zona che è per i due terzi collinare e montana. Poi 335 caseifici vendono il prodotto appena diventa parmigiano reggiano, e cioè il 12° mese, se ogni forma espertizzata supera un esame, e avrete tutti negli occhi quel signore con il camice bianco e il martello in mano che picchia le forme per capire se le forme sono idonee dopo 12 mesi a diventare oppure no parmigiano reggiano. Questo è un passaggio abbastanza importante, perché al 12° mese non tutte le forme sono idonee per diventare parmigiano reggiano. E che cosa si valuta al 12° mese? I tre amigos non producono gas nel corso delle fermentazioni, quindi quando voi picchiate una forma e sentite un suono chiuso, tipo, ve lo simbolo, un tuc tuc tuc, vuol dire che non ci sono cavità. Se picchiando una forma sentite tuc tuc ton, vuol dire che c'è una cavità, quindi è cresciuto qualcuno che non era uno dei tre amigos, e quindi probabilmente quella forma, che ovviamente viene valutata chiusa, non avrà gli aromi, i profumi e i sapori tipici del parmigiano reggiano perché è cresciuto qualcun altro. Bene, i 335 caseifici, quasi tutti, al 12° mese vendono il formaggio a 10 grandi operatori, che poi sono quelli che passano dalla forma giovane di 12 mesi a quello che i consumatori poi acquistano, sia in termini di stagionature, e oramai insomma è abbastanza noto che il parmigiano reggiano più giovane di 24 mesi, insomma, è un po' consumarlo, un po' un infanticidio, insomma, è come in realtà privare un prodotto, insomma, di lunga vita al consumatore finale. Sia, dicevo, nelle stagionature, che oggi oramai 24 mesi, 30 mesi sono assolutamente consueti, ma ci si sta allungando sempre di più nel corso della stagionatura, quindi il 40 mesi è un progetto che il consorzio lancerà nel prossimo Natale, ma abbiamo anche forme di 60 mesi, addirittura di 100 mesi. E vi apro una piccola considerazione: il parmigiano reggiano è un vino che ha un corredo per sostenere i grandi invecchiamenti. Il parmigiano reggiano è l'unico formaggio al mondo che ha un corredo che gli permette di resistere, scusatemi, nel tempo. Cioè, nel corso della stagionatura il prodotto sviluppa aromi, profumi e sapori differenti. La cosa estremamente magica che è uno dei pochissimi formaggi al mondo senza conservanti, senza additivi, e quindi sono i tre amigos capaci di creare un ecosistema all'interno delle forme per permettere tutto questo.
Vi dicevo, esistono questi 10 grandi operatori che non solo stagionano il prodotto, ma anche passano dalla forma a quello che l'utente finale acquista, e quindi un grattugiato, un bocconcino, un porzionato, perché un consumatore finale oggi raramente acquista una forma da 40 kg da consumare in casa. Vi volevo dare due numeri per farvi capire il valore che ha il parmigiano reggiano per il territorio e la comunità nel quale il parmigiano reggiano si realizza. Si producono circa 3 milioni e 700 mila forme all'anno. Pensate che per fare una forma da 40 kg servono 520 litri di latte, si allevano 265 mila bovine in questo territorio. Nel territorio del parmigiano reggiano vengono trasformati quasi 20 milioni di quintali di latte, che è oltre il 16% del latte prodotto in Italia, generando un volume d'affari ai caseifici di oltre 1,5 miliardi di euro, che poi si traduce a 2,5 miliardi di euro al consumatore. E pensate anche che lavorano direttamente nella filiera del parmigiano reggiano 50.000 persone. E non vi sto parlando di un indotto, quindi non vi sto parlando di tutta l'industria che fornisce il parmigiano reggiano di input, o di chi poi dopo, sto pensando all'industria del packaging, grazie al parmigiano reggiano esiste. No, vi sto proprio parlando di 50.000 persone che sono in quei tre anelli: agricoltori, produttori di foraggi, di latte, caseifici, produttori di formaggio, e i 10 grandi operatori che poi fanno l'attività. Tenete presente che il parmigiano reggiano, che è il numero che vi ho dato, è la DOP più importante. La DOP Economy conta, ha un volume d'affari di circa 16 miliardi di euro. Vi dicevo 2,5 è il parmigiano reggiano, e visto che l'Emilia Romagna è la regione che conta in Italia e in Europa il maggior numero di indicazioni geografiche, ne conta ben 44, la regione è, Emilia Romagna, indubbiamente quella a livello mondiale in cui la DOP Economy è particolarmente importante. E Parma, visto che questo convegno lo ha organizzato insieme alla Commissione Europea l'Università degli Studi di Parma, visto che in Parma si produce un'altra importante DOP, che è il prosciutto di Parma, proprio Parma è la provincia al mondo dove si scarica maggiormente il valore delle DOP. Volevo farvi una considerazione, perché chi produce oggi latte per fare parmigiano reggiano riceve per un quintale di latte 75 euro. Se voi foste non nell'area di produzione del parmigiano reggiano, ma appena al di là, pensiamo ad esempio a Mantova, vi ho detto che Mantova è tagliata dal fiume Po, a sud del Po, vi ho detto che il parmigiano reggiano viene a nord del Po, visto che gli amigos non sono in realtà così presenti in quei territori, il parmigiano reggiano non viene. Bene, essere dall'altra parte del Po per lo stesso quintale di latte, oggi vuol dire ottenere, in questa slide vi ho messo 38 euro, oggi siamo in questi giorni a 32-33 euro per lo stesso quintale di latte. Se voi foste in Baviera, per lo stesso quintale di latte otterreste 20 euro al quintale. Questo per farvi capire come il latte prodotto in questo territorio non è una commodity, ma è un prodotto che ha una distintività, perché è il prodotto che permetterà, una volta trasformato, di fare il parmigiano reggiano. Quindi capite come per il territorio nel quale siamo, produrre parmigiano reggiano significa assolutamente reddito e valore. Vi faccio un'altra considerazione. Se voi avete un ettaro di terra in zona collinare montana, nell'area di produzione del parmigiano reggiano, quell'ettaro di terra può essere coltivato a foraggere
e quelle foraggere destinate alla filiera di Parmigiano. Se voi siete fuori dall'area di produzione del Parmigiano, quell'ettaro di terra solitamente non viene coltivato. È incredibile fare con un drone, io lo feci qualche anno fa in elicottero, un volo sul confine tra la produzione di Parma, dove si può fare il parmigiano reggiano, e la produzione di Piacenza, e la provincia di Piacenza. Nella provincia di Parma le zone collinari montane sono appunto coltivate, nella zona di Piacenza questi terreni sono abbandonati e diventano un bosco. E quindi il tema diventa, non è solo un discorso di valore ad ettaro, quindi ho un ettaro nella zona di Parma, ho un valore, ho un ettaro in montagna nella zona di Piacenza, ho un valore quasi nullo, ma è anche un ragionamento di tutela del territorio. Perché? Perché se quelle zone non fossero coltivate, non ci sarebbe la presenza dell'uomo, e oramai lo leggiamo sui giornali quotidianamente, dove le acque non sono regimate perché l'uomo non è presente, quei terreni da monte scendono a valle. Questo per farvi capire che cosa? Che il modello parmigiano-reggiano è un modello estremamente sostenibile, quindi non è solo occupazione, non è solo valore economico, ma è anche tutela del territorio. Il 30% del parmigiano-reggiano viene prodotto in montagna, ma i due terzi del territorio di Parma, Reggio, Modena e Bologna è collinare e montano. Ma è anche un modo per preservare la bellezza dei luoghi. Questo, guardate, è il confine, come vi dicevo, fra la provincia di Parma, che la vedete coltivata, e la provincia di Piacenza. Ecco, quel pendio, se si potesse produrre in quella zona parmigiano-reggiano, sarebbe non un bosco, ma un campo in pendio, ma coltivato a foraggere. C'è un'altra cosa importante. Guardate un po' questa immagine. Che cos'è? È un campo con l'erba tagliata che si sta essiccando al sole. Notate però anche quegli uccelli che stanno in realtà nel campo. Perché? Perché il fatto di poter sfalciare l'erba, il fatto di non utilizzare in realtà prodotti chimici nella coltivazione dei campi, per quale ragione? Perché se io voglio produrre fieno, a me non interessa avere un campo sempre in purezza. Cioè una essenza un attimo diversa da quella che ho seminato perché il vento me l'ha portata, anche quella può diventare fieno. Quindi sostanzialmente non usiamo diserbanti nel sistema produttivo del parmigiano-reggiano. Ecco perché esistono oltre 200 specie di insetti, 200 specie entomologiche, tipiche caratteristiche dei territori del parmigiano-reggiano. Questo fa sì, capite bene che questa situazione, scusatemi, dove invece non si produce parmigiano-reggiano, ma si produce il parmesan, e questo vedete è mais che viene trinciato per poi dopo fare l'insilato di mais. Ecco, in questa situazione non sfalciando non possiamo avere quell'ecosistema di insetti e non possiamo avere neanche questa biodiversità. Pensate che nel territorio del parmigiano reggiano, proprio perché esistono queste 200 specie di insetti, ci sono oltre 32 specie di uccelli caratteristiche e tipiche di questo territorio. Quando vi parlavo di bellezza dei luoghi, io vabbè, sono il presidente del consorzio, quindi insomma sono un pochino di parte, però uno dei momenti più magici e più belli dell'anno è in primavera-estate, al tramonto, quando, finita una giornata abbastanza intensa, faccio due passi e vedi i nostri campi particolarmente curati e questo profumo
di fieno appena fatto. È una cosa, credo, da un punto di vista della bellezza dei luoghi, situazione, che sono le cosiddette trincee, dove l'insilato usato per fare il parmesan viene fatto. Quindi il mais viene trinciato, viene qui accatastato sotto a questi teli neri con sopra le gomme, avete questi muri alti 5, 8, 10 metri, con anche, permettetemi, degli odori non proprio invitanti. Un altro concetto importante, il parmigiano reggiano è una marca nota, una marca che ha progressivamente conquistato i mercati internazionali. Pensate che, fatta 100 la produzione di parmigiano reggiano, oggi oltre il 40% dello stesso viene esportato, e quindi è nato oramai già da anni quello che ho definito un fenomeno centrifugo, cioè dove il parmigiano reggiano dalla zona di produzione va verso i luoghi e i mercati di consumo. Tutto questo unito a un nuovo fenomeno che negli ultimi anni si è assolutamente manifestato, e cioè il valore dell'enogastronomia. Dico questo perché oramai, forse con Covid si è allentato un secondino, ma prima di Covid, a qualsiasi ora del giorno o della notte, voi accendevate il televisore e vi trovavate qualcuno che vi insegnava a cucinare. La logica dell'insegnarvi a cucinare non è tanto per diventare dei cuochi, ma che cosa cucinare significa anche che cosa mangiare, e che cosa mangiare significa anche che cosa acquistare. Il nuovo fenomeno che si è registrato negli ultimi anni relativamente al cibo è che il cibo non è più semplicemente nutrimento, non è più semplicemente convivio, ma il cibo è diventato uno strumento attraverso il quale migliorare la qualità della nostra vita. Non è un medicinale, ma è diventato un mezzo attraverso il quale la nostra vita può diventare migliore. Ecco allora perché quello che sta accadendo, e prima di Covid i numeri erano che un turista straniero su 3 e un turista italiano su 4, ripeto, un turista straniero su 3 decideva dove venire in Italia non per andare al mare o in montagna, non per andare al Colosseo o a vedere la Piazza dei Miracoli, ma faceva il suo itinerario in Italia in funzione dell'enogastronomia del territorio. Quindi capite, con questa logica, come il parmigiano reggiano, visto che c'è questo amore per l'enogastronomia e visto che chi ama i prodotti poi ha anche voglia di vedere dove questi prodotti sono in realtà realizzati, passa dall'essere una marca di un formaggio noto a quella che ho definito una love brand, quindi una marca che si ama e che si vuole andare sostanzialmente a visitare, perché si vuole scoprire dove il prodotto nasce e come viene fatto. Vi porto questa immagine, che è un'immagine, per chi non è di Parma, del castello di Torre Chiara. Questa foto è una foto in realtà che ho preso da archivio, ma ve la faccio vedere per quale ragione. Perché vi dà idea della bellezza del territorio, ma non solo del castello, di tutto quello che c'è attorno. Io qui davanti vedete un campo che è sfalciato e coltivato per produrre foraggi, per dare da mangiare alle bovine che faranno il latte parmigiano reggiano,
E io mi trovai un paio d'anni fa, proprio in questo luogo, in una situazione interessante con l'equivalente del ministro dello sviluppo economico della Corea del Sud. Io portai il ministro posti da far vedere della provincia di Parma e il ministro mi chiese: ma presidente, ma quanto spendete in giardinieri per tenere tutto questo territorio così in ordine? Io subito ho detto: mamma mia, probabilmente il mio inglese non mi permette di cogliere fino in fondo che cosa il ministro mi sta dicendo. Quindi gli ho chiesto delucidazioni e lui mi ripete: no, ma veramente, quanto spendete in giardinieri per tenere tutto a posto? Io subito non avevo colto che dal suo punto di vista lo avevo portato a vedere una cosa bella, il castello, e che il contorno era curato perché era un luogo turistico da fare vedere. Invece il punto era un altro: quel luogo è così bello perché esiste il Parmigiano Reggiano. Quindi capite come in realtà il prodotto come il Parmigiano Reggiano e come tutte le indicazioni geografiche può essere di valore aggiunto per l'economia non solo della filiera della quale il Parmigiano Reggiano fa parte, non solo per il territorio, perché sono un magnete che può attrarre sul territorio turisti e visitatori, ma sono anche un modellatore della bellezza del territorio stesso. Guardate, quando io vado a Reims per lavoro e vedo quel territorio meraviglioso con tutte quelle vigne curate bellissime, il mio pensiero è: ma come sarebbe bello vivere qui? E quel territorio è così bello perché esiste lo champagne e quindi chi quel territorio lo cura e lo modella. Bene, il nostro prodotto, il nostro Parmigiano Reggiano, è alla stessa stregua. Quindi è in grado non solo di dare valore aggiunto per chi di Parmigiano Reggiano vive, non solo al territorio dove insiste il Parmigiano Reggiano perché è un territorio visitabile, ma è anche un luogo dove sarebbe bello vivere. E quindi è in grado anche di portare investimenti perché si vorrebbe in quel luogo vivere e fare parte. Quindi passiamo da essere una marca nota a essere una love brand, a essere quella che io ho definito una lifestyle brand. Bene, voi mi direte: ma tutto questo cosa c'entra con il tradurre il cibo? Voi capite bene che tutto questo non può essere tradotto con il termine parmesan. Quando vi ho chiesto all'inizio di questo nostro incontro, scusate, sto cercando di ritornare un attimo a vedervi in viso, ecco qua. Quando vi ho chiesto all'inizio di questo nostro incontro come tradurreste il termine Parmigiano Reggiano, io, Katia, non ho guardato nella chat le risposte dei nostri amici, dei nostri ospiti, però immagino che in tanti avrebbero risposto parmesan. Questo è il vero punto, il vero contributo che vorrei dare a questo incontro. Quello che ho cercato di dirvi fino adesso è che Parmigiano Reggiano è molto di più di un pezzo di formaggio. E Parmigiano Reggiano è lo strumento attraverso il quale una comunità in 1000 anni è riuscita a crescere. E Parmigiano Reggiano può essere, insieme alle altre indicazioni geografiche, un grande motore di crescita per il nostro territorio. Io credo che le indicazioni geografiche, nel paradigma che ho cercato di disegnarvi, potrebbero essere quelle che negli anni 50
negli anni 50 è stata l'industria dell'auto, negli anni 80 e 90 è stata l'industria della moda e del design. Le indicazioni geografiche possono essere il vero motore di crescita e di sviluppo, uno dei motori di crescita e di sviluppo di questo paese negli anni a venire. Ma è importante riuscire a tradurre nel modo corretto che parmigiano-reggiano non è parmesan. A riguardo si apre una grande domanda. Presidente, mi scusi, la devo interrompere, però ha sforato parecchio il tempo a sua disposizione, quindi se può cortesemente avviarsi alla conclusione. La conclusione è molto semplice. Dal punto di vista dell'impresa, la mia domanda è: la traduzione deve essere la fredda e metodica traduzione oppure l'interpretazione di un messaggio? Da parte del parmigiano reggiano noi avremo bisogno di una forte interpretazione del messaggio per riuscire a trasferire il valore aggiunto all'economia e alla società di un parmigiano reggiano che è molto più di un parmesan e di un pezzo di formaggio. Grazie. Grazie mille. Chiaramente quando si parla con tanto entusiasmo del proprio prodotto capisco che è difficile fermarsi. La ringrazio anche per la grande chiarezza con cui ci ha spiegato tanti passaggi. Ho visto che comunque in chat qualcuno ha fatto anche un paio di domande, ma devo dare la parola, se il dottor Tramelli me lo consente, alla relatrice di Barilla, la quale poi deve scappare, per cui se me lo permette, e darei la parola prima di Paolo Tramelli a Aysegül Donmez, Global Marketing Identity and Equity Manager del gruppo Barilla. Aysegül può accendere la telecamera. Grazie. Ho già acceso, vediamo quando arriverà a voi. Intanto arriva. Ok, benissimo. Inizio anche a condividere screen share. Ok. Sto utilizzando Mac, quindi mi dà un po' di consenti nuovi, eccetera, ma vediamo. Se mi permette adesso. Eccoci. Ok, perfetto. Faccio full screen anche. Ma voi vedete anche questa screen share, giusto? Quindi tolgo. Certo, sì, sì. Ok, benissimo. Ciao a tutti, grazie per questo cambio di slot, diciamo, perché ho un'altra meeting già fissata per oggi pomeriggio. Scusatemi per fare un cambio al programma. Sono Aysegül Donmez, lavoro come un Global Marketeer in Barilla, la marca Barilla, non gruppo Barilla, quella lo correggo perché mi preoccupo del logo rosso, come lo chiamiamo noi, perché azienda Barilla ha un logo blu, quindi noi siamo orgogliosi di essere il gruppo rosso dentro l'azienda. Mi occupo dell'identity and equity, quindi praticamente sono responsabile di tutta l'identità visiva e verbale di marca globalmente, per creare una consistenza a tutto il mondo per la presenza di marca Barilla. Oggi vi presenterò una cosa abbastanza breve, in 20-25 slide, e proverò di raccontarvi il nostro approccio, come gestire i nostri pacchi di multilinguaggio e nostre comunicazioni in generale, come lo mettiamo in ordine. L'unica cosa che teniamo sempre in mente è la semplificazione in Barilla, per la chiarezza è veramente importante per noi, anche semplificazione delle procedure. Quindi oggi vi parlerò un po' di emotional messaging, che secondo noi è abbastanza importante lato marketing, e poi vi racconterò un pochino i nostri passaggi per scegliere le linguaggi giuste per i nostri prodotti globalmente, e ovviamente un po' di challenges, di difficoltà che abbiamo quando andiamo veramente locale, come gestiamo le cose.
Quindi sicuramente nostra principale, diciamo, legge, e noi crediamo veramente forte a questa, che è tramite pasta possiamo veramente entrare alle case di diverse persone, diverse culture da tutto il mondo, perché pasta sia come un primo pasto o secondo piatto sempre ha una importanza, anche come un contorno, perché per esempio io sono turca di origine, da Istanbul, e per noi pasta è un contorno, ma culturalmente tutti, quasi tutti al mondo ce l'hanno una maniera di pasta, un consumo di pasta globalmente presente. Quindi noi vediamo che tramite pasta possiamo veramente raccontare diversi messaggi in tutto il mondo, sempre tenendo il nostro spirito consistente in tutta la marca Barilla. Quindi oggi stiamo entrando più di 100.000 famiglie, alla casa di più di 100.000 famiglie, e sempre teniamo due cose in mente. Prima, la qualità del nostro prodotto, che noi chiamiamo our al dente quality, quindi il concetto del al dente, che alla fine possiamo sempre tradurre anche il concetto di al dente, ma noi lo chiamiamo al denteness, quindi lo facciamo un po' Italian English al mezzo. Quindi questa è una delle cose noi sempre riusciamo di deliverare ai nostri consumatori. E la seconda cosa è la chiarezza del nostro messaggio, perché mentre facendo delle campagne, delle affissioni in strada, in TV, al radio, noi dobbiamo essere sempre sicuri che un consumatore che vive in Italia o un consumatore che vive in Cina dovrebbe facilmente capire cosa questa marca sta raccontando. E noi, facendo delle campagne ovviamente global, delle produzioni veramente grandi, sempre abbiamo questo focus in mente di tenere questi messaggi semplici e chiari. Quindi cosa facciamo? Cosa abbiamo fatto da 140 anni e cosa continuiamo a fare? Sicuramente oggi parliamo della traduzione dei messaggi, traduzione delle lingue, ma nostra traduzione, il nostro modo di tradurre le cose non sono, diciamo così, realistici, perché noi stiamo sempre parlando da un lato emozionale, e noi crediamo che se possiamo riuscire veramente a trasmettere un messaggio emozionale, non dobbiamo veramente trovare un linguaggio di un certo paese o di un certo comunità. Quindi possiamo sempre utilizzare un linguaggio universale. E quella abbiamo visto, anche secondo me, sono tanti italiani collegati oggi a questa conferenza, quindi sono sicura che avete un certo tipo di passato o dei ricordi di Barilla dal passato, ma se guardiamo la storia della marca in generale, per noi è stata veramente importante di creare delle storie. Noi come marca non preferiamo mai parlare delle nostre benefici funzionali, quindi come è stata fatta questa pasta, che tipo di ingredienti sono sempre dentro. Quindi quando vogliamo andare a comunicare una cosa, il nostro messaggio sempre diventa una cosa emozionale, un storytelling. Quindi ce l'abbiamo meno dialoghi alle nostre campagne, ce l'abbiamo più persone, più gesti e più storie, più emozioni. E questo aiuta veramente tanto alla nostra marca per essere universalmente valido. Potete anche vedere dopo oggi, se siete veramente curiosi, a Archivio Storico Barilla, per vedere tutte le nostre campagne. Sotto vedete l'indirizzo web, per questa è lì. Potete trovare tutti gli advertising e stampati, ma anche di TV, che potete vedere, che sono stati messi in tutto il mondo da 140 anni. Quindi per noi pasta non è il messaggio finale, ma pasta è un mediatore, quindi aiuta a noi a raccontare qualcosa, come forse il nostro linguaggio è pasta, e tramite questa stiamo sempre provando di raccontare la nostra qualità, la nostra expertise e la nostra, diciamo, know-how di tutti questi anni passati. Ovviamente abbiamo sempre, cioè la marca Barilla è stata sempre un po' avanti da questo punto di vista, perché non so se sapete bene, ma quando è disegnata in anni 50-60 al Borta Carboni, tutti i pacchi di Barilla sono diventati iconici, perché non c'erano delle parole che raccontavano questa iconicità, ma iconicità visiva ha aiutato tantissimo alla marca per creare un linguaggio universally valid, diciamo. Quindi anche oggi continuiamo a presentare questa attitude che ce l'abbiamo, e sempre fare dei pacchi iconici e che riescono veramente a rappresentare i valori della nostra marca in un modo semplice tramite i visual che scegliamo.
qui vedete un esempio di, del designer Olimpia Zagnoli, che ha aiutato a noi per dimostrare l'attenzione nostra al diversity and inclusion in generale, quindi è diventato un pacco veramente iconico per rappresentare su scaffali del mondo. Un'altra cosa, sempre parliamo delle lingue e delle tradurre i nostri messaggi, ma siamo sicuri che con nuove generazioni vengono nuovi linguaggi. Quindi noi, una marca di più di 100 anni, forse alcune volte sentiamo questo bisogno di trovare nuove parole, nuove attitudini per avvicinare questi nuovi consumatori che stanno esplodendo il mondo. Quindi capendo questi bisogni, stiamo sempre provando di avvicinarsi o di creare un dialogo con questi nuovi consumatori. Oggi vedete un esempio che è stata fatta l'anno scorso in Italia, una collaborazione con GCDS, che è una marca di fashion, che è stata veramente utile per noi per creare questo dialogo tra la nostra marca, che è un expert in, alla sua categoria, che è un'altra marca veramente riconoscibile alla sua industria e da suoi consumatori. Quindi tramite questa collaborazione abbiamo ripreso il concetto dove c'è barilla c'è casa e abbiamo creato questo nuovo concetto di where home is, quindi quasi la stessa cosa, un po' tradotto in una maniera un po' fashion, un po' moderna e contemporanea anche. Quindi questi tipi di collaborazioni o di attività anche aiutano noi per creare questo reach ampio per nuovi consumatori, per dimostrare la nostra passion e le nostre emozioni anche. Sicuramente abbiamo altri momenti globali per far vedere gente nostri, diciamo, nostre storie e emozionale, uno dei cui è Pasta World Championship. Non abbiamo pensato di chiamare questo giorno, questa attività, come in italiano, abbiamo sempre scelto di tenere il nome in inglese per la validità sua in tutto il mondo, perché in questa championship noi invitiamo dei chef internazionali a fare questa gara di 3 corsi insieme con il nostro pasta, quindi anche lì fanno questa transition tra la loro cultura locale e la cultura italiana di pasta e fanno dei fusion e creano delle nuove linguaggi visivi, se posso dire, perché se vedete i piatti sono veramente trasversali, sono super universali perché riescono a portare due anime insieme. Quindi in questa attività anche scegliamo sempre le parole semplici tipo Pasta World Championship, che tutti riescono a capire, da Cina a Turchia a Italia in America, quindi sono veramente semplici, come lo stesso esempio che abbiamo per Carbonara Day. Carbonara ormai è diventata una ricetta veramente famosa in questi ultimi 2-3 anni, come la lasagna per sé, quindi non ce l'hanno bisogno di una traduzione locale, quindi questa ricetta e queste ricettazioni sono validate già dai consumatori come loro origini italiane, e noi approfittiamo sempre di queste parole combinando, creando un hype un pochino globale per semplificare al consumatore di usare al loro giorno e al loro social profile. Quindi per noi questo diciamo, spirito di usare inglese o mettere le cose in italiano, tenere le cose in italiano, è sempre stata una, diciamo, un bilancio abbastanza sensibile. Così adesso vi faccio vedere alcuni altri esempi che ce l'abbiamo per capire perché inglese è diventata un po' più dominante in marca e come possiamo tenere questo spirito italiano, perché come è stata anticipata la mattina da Filippo Arfini, che parlava del finta Italian sounding, marca Italian sounding, che invece siamo noi originali italiani, come possiamo veramente apportare questa italianità anche usando un linguaggio globalmente valido che è quasi, posso dire, inglese. Quindi, come vi avevo detto, noi ce l'abbiamo questa focus di simplicity, perché anche dal punto di vista gestire tutti i nostri pacchi, tutte le nostre campagne, abbiamo bisogno di un flusso veramente leggero per motivi di approvazioni legali, eccetera. Quindi vi porterò un po' in passato, perché adesso è cambiato, ma per gli ultimi 10 anni, diciamo, ce l'avevamo sempre queste claim mark numero in Italia. Questa era un success story per noi sicuramente, perché aiutata per creare questo tono assertivo
contro le altre marche sul mercato, quindi quelle finte italiane non potevano fare la gara contro noi, perché noi eravamo i veri italiani, verificati dagli italiani per questa cosa, che questa è stata una verifica da Nielsen. Sapevamo bene che la marca numero uno in Italia dal punto di vista vendita. Quindi ogni volta che volevamo utilizzare questa cosa, questa claim sul nostro pacco, sulle nostre campagne, avevamo sempre un asterisco ovunque e un text legale lunghissimo per gestire, per tradurre ogni pacco, quindi lato legale per scrivere tutte le cose sul punti piccoli è stata difficile per noi a gestire. Abbiamo provato a tradurre in ogni paese al loro linguaggio di origine, quindi Francia, francese, Germania, tedesco, inglese, turco, siamo andati sempre avanti così, ma a un certo punto abbiamo capito che dal punto di vista di simplification dei elementi visivi che ce l'abbiamo e degli elementi dei messaggi marketing, questa è una cosa abbastanza difficile da tenere. Anche poi cambiato alcune leggi in Europa che non ha aiutato tanto a noi per scrivere Italia. Quindi abbiamo dovuto trovare un'altra claim per tenere la marca globalmente valido. Che siamo arrivati Masters of Pasta. In ultimi 2 anni con Roger Federer sono sicuro che avete visto tante campagne intorno di questa claim. L'idea originale che è stata fatta in 2018 era di scrivere Maestri Pastai, perché anche da suono italiano è bellissimo. Solo che quando siamo andati a fare ulteriori ricerche di mercato per capire se i consumatori riescono a capire Maestri Pastai, è stata difficile ritenerlo. Perché in alcuni paesi dove italiano, per esempio in Francia, in Spagna, riuscivano a capire un pochino l'origine delle parole, ma fuori dal mondo latino, diciamo, è stato un po' difficile. Quindi abbiamo fatto una prova e una ricerca per vedere se possiamo tenere questa claim in inglese. Che alla fine abbiamo visto, quando teniamo questa statement, stata prima di tutto abbastanza semplice per gente a capire in diversi paesi che vedete qui in queste slide. Abbiamo anche visto che questa aiuta tantissimo al nostro leadership of pasta e quindi per la categoria cosa faceva il claim precedente, number one marca in Italia. Anche questa claim aiutava tantissimo a noi per creare questa reassurance sulla nostra mastery della categoria. Quindi eravamo convinti che i consumatori, sia italiani sia stranieri, sono veramente contenti di questa claim, che siamo sempre andati a utilizzare Masters of Pasta come il sign off della nostra marca. Stessa cosa, ma da un altro lato, sono i nomi di cut che utilizziamo. Sicuramente quando andate in diversi paesi possiamo vedere culturalmente loro chiamano diversi cut di pasta in nomi particolari locali. In questo senso noi sempre proviamo, finché per esempio maccheroni, che non esiste in Italia, esiste solo in America, finché escono dei cut speciali di quel paese, di alcuni paesi, noi sempre preferiamo di tenere i nostri cut in loro original name italiani, quindi fusilli, come ci sono dei in Cina possono chiamare in un altro modo, ma noi come marca i claim, altri payoff possono sempre cambiare, ma noi proviamo sempre a tenere i cut name in Italian, così per anche creare questo diciamo dizionario globale di pasta e anche per aiutare gente capire come si chiama questa cut in specifico. Un po' educational, ma l'altro lato possiamo dire che abbastanza per tenere questo spirito italiano di marca. Altra cosa che voi, se siete in Italia, potete trovare stesso prodotto con un altro nome, ma fuori Italia ce l'abbiamo questa range Accademia Barilla, che è un prodotto trafilatore al bronzo. In tutto il mondo questo prodotto è tenuto sempre in italiano per creare questa anche differenziazione tra Barilla Blue Box e questo prodotto un po' più premium di Barilla. Quindi quando andiamo a tenere le cose in lingua origine, in questo caso italiano, secondo noi il livello di premium del prodotto alza contro a questi finti italiani che esistono in ogni mercato, anche solo suoni italiani, che ce l'hanno diversi nomi, per esempio in Turchia ce l'abbiamo una marca Pasta Villa, che non significa niente alla fine, ma
sono una marca 100% turco, ma comunque tengono di fare questo gioco sempre di rubare un pochino di questa originality di essere italiano. Quindi noi andiamo a combattere con queste marche con un prodotto veramente originale e italiano, e sempre tenendo tutte informazioni in italiano. Sicuramente dal punto di vista legale, quando c'è bisogno, etichettiamo dietro per motivi legali, scriviamo ingredienti, eccetera, ma l'attitudine è di questa originality di marca sempre si tiene quando c'è italiano sopra. Un altro esempio, uno dei nuovi prodotti che ce l'abbiamo in US, che si chiama Vero Gusto, un sugo premium con degli ingredienti veramente selezionati. In questo caso abbiamo fatto ulteriori ricerche per capire se il nome Vero Gusto rimane o dobbiamo trovare un nome un po' locale, un po' inglese per far capire ai consumatori, ma alla fine dalla ricerca abbiamo visto che i consumatori lo capiscono. C'è anche un po' di, diciamo, diversi concetti che escono, questo concetto di deliciousness, di italianità, di essere vero, true, così. Non forse capiscono esattamente il significato, ma questo nome porta un certo tipo di premiumness e un certo tipo di gusto sul tavolo, quindi a noi piaceva tantissimo e siamo contenti che anche per i nostri consumatori aveva senso. Informazioni funzionali, come vedete, ingredienti e altre cose sono sempre tenute in linguaggio locale per essere sicuri che i consumatori riescano a capire cosa c'è esattamente dentro, ma il concetto di marketing che proviamo a vendere è questo gusto italiano, questa expertise italiana che ce l'abbiamo. Altre cose che siamo sempre stati attenti e sono innovation, perché quando entriamo con un nuovo prodotto a un nuovo scaffale o un scaffale esistente, è stato sempre difficile per noi di essere chiara tenendo le cose in italiano. Quindi per questo motivo, un esempio che ce l'abbiamo in mano, che sono i prodotti diciamo più minuscoli, che non so se avete visto o avete provato già, che sono i legumotti. In Italia sono usciti quasi 3 anni fa su scaffale, sono chicchi di farina, cioè sono praticamente farina dei legumi, sono lavorati in chicchi e sono diventati tipo risoni, dei cut speciali. In questo caso, quando siamo andati a lanciare in Francia, in Grecia, siamo stati attenti per trasmettere tutti i messaggi in linguaggio locale e abbiamo anche cambiato il nome del range per essere chiari, per essere relevanti al consumatore, per far capire loro esattamente cosa è questo nuovo prodotto, come si utilizza. Poi, dopo un certo punto, quando il consumatore e la categoria si abitua a queste cose, noi sempre torniamo alle nostre origini, anche dal punto di vista di simplification del nostro processo, perché per ognuno di questi pacchi, questi linguaggi, dobbiamo aprire nuovi codici, dobbiamo fare dei diciamo check legali, eccetera, che sono veramente lunghi e complessi. Anche da questo punto di vista, semplificare le lingue, trovare un punto comune, un denominatore comune, per noi è veramente importante. Parlo delle adattazioni locali veramente velocemente a questo punto, perché ho visto che è stata già 20 minuti. Noi crediamo tantissimo ai nostri marketeers locali, perché sia per una campagna, sia per un text che mettiamo sul pacco, noi come Global Marketing da Parma, noi lavoriamo sempre in inglese. Poi questa text inglese è stata mandata ai nostri colleghi di mercato di Francia, di Germania, di Cina, e loro prendono in mano, lavorando con il loro ufficio di translation, loro fanno un lavoro di, diciamo, non un translation parola per parola, ma loro capiscono la tema bene e poi aiutano a noi a tradurre questo messaggio in un modo più rilevante a loro lingua. Quindi noi abbiamo visto diversi translation in questo mondo, perché ce l'abbiamo veramente tante lingue presenze a tutto il mondo. Quindi sicuramente un'approvazione dal nostro legal è necessario quando lo facciamo noi in inglese. Poi quando mandiamo ai nostri marketeers, loro aiutano e loro fanno dei check legali interno al loro paese per capire se questi test sono validi. Quindi dal punto di vista di messaging emozionale, noi sempre proviamo di lavorare con i nostri marketeers, non solo con gli esperti, ma anche dei marketeers coinvolti, per essere sicuri che questo messaggio di marketing, che di solito è abbastanza emozionale e concettuale,
di essere, dobbiamo essere sicuri che questo testo è tradotto bene da quel punto. Poi parliamo un secondino del futuro. Sicuramente noi crediamo che il futuro non avrà delle parole, quindi avremo bisogno meno dei paroli in futuro per trasmettere un messaggio. Perché come un piatto di pasta potrebbe raccontare tante cose che non, noi ogni tanto non riusciamo ad esprimere, secondo noi tramite un piatto di pasta possiamo dire I love you, possiamo dire I missed you e possiamo dire welcome home, anche gestualmente preparando un semplice piatto al pasta al pomodoro. E per quella ragione la nostra nuova campagna l'anno prossimo già si chiama No Words. Quindi l'anno prossimo vedete una barilla che riuscirà veramente a esprimere suoi gestures e sue necessità di esistere dal punto di vista più emozionale. L'immaginiamo che con questa diversità e inclusività che portiamo anche sul tavolo e tramite i nostri messaggi, non avremo tanto bisogno a tradurre le cose, perché già la pasta diventerà un linguaggio universale per tutti. Grazie mille. Grazie, grazie davvero a Shegul per questa bella presentazione. Oltretutto ti ringrazio doppiamente anche per averla fatta in italiano. Sì, scusate per tutti gli errori, veramente. Alla fine era un ottimo italiano, nessun problema. Grazie ancora e se devi andare a un'altra riunione non c'è problema. Grazie mille di essere stata con noi. E diamo a questo punto la parola ringraziandolo moltissimo per aver atteso e per questo cambio dell'ultimo minuto all'ultimo relatore di oggi, che ci parla di un'altra grandissima eccellenza sia parmense che italiana, ovvero il prosciutto di Parma. Quindi è con grande piacere che do la parola a Paolo Tramelli, International Marketing Manager del Consorzio del Prosciutto di Parma. Prego Paolo. Grazie, grazie dell'invito e buonasera a tutti. Allora metto subito in condivisione la mia presentazione. Ok. E la vedete tutto a posto? No. No, non la vediamo. Allora. Sicuramente deve dare ok. Ok. Dunque, vediamo un pochettino. Eccoci. La vedete, ok. Sì. Vedete la presentazione come presentazione o vedete... La vediamo ancora chiusa, ancora in modalità di scrittura, quindi deve mandarla in presentazione. Okay. Così? Sì, perfetto. Ci siamo, perfetto. Quindi, benissimo, posso iniziare. Intanto, ecco, io ho diviso, ho pensato di dividere questa presentazione in due parti, una breve introduzione del consorzio, spiegando qual è il nostro approccio, cosa facciamo, ma qual è il nostro approccio alla traduzione, e poi affronterò brevemente anche il discorso di come si è evoluto il bisogno di traduzione da parte delle aziende, secondo almeno quella che è stata la mia esperienza professionale in questi anni. Intanto partiamo col dire... facendo un po' una continuazione, andando in continuità con quello che è stato detto prima dal Presidente Bertinelli, sui prodotti DOP, che questi prodotti non sono una creazione aziendale, ma sono i figli della tradizione e della cultura di un territorio. E per tale motivo non possono essere considerati come delle proprietà aziendali, ma sono a tutti gli effetti un patrimonio del territorio e della comunità di questo territorio. E questo è un aspetto molto importante che differenzia i prodotti locali, prodotti DOP, le indicazioni geografiche, da altri tipi di prodotti, perché proprio vanno caratterizzati
non con una visione aziendale, ma con una visione di una realtà, di un patrimonio del territorio, e come tali vanno gestiti. E poi appunto su questo punto che vedremo è molto importante. L'altro aspetto è che la maggior parte di questi prodotti, come abbiamo visto prima il parmigiano reggiano e anche nel nostro caso del prosciutto di Parma, portano nel loro nome il nome del territorio. In questo caso quindi il territorio non è più solamente la zona, il luogo in cui avviene la produzione, ma è un elemento fondante dell'identità del prodotto e quindi diventa il valore centrale del brand in chiave di marketing. Ma dicevo prima del discorso del patrimonio del prodotto come patrimonio di un territorio. È un patrimonio che deve essere gestito, e chi è che gestisce questo patrimonio? Ecco che qui entrano in campo i consorzi. Il consorzio del prosciutto di Parma in particolare è l'ente che appunto gestisce la DOP prosciutto di Parma e associa, noi associamo i 39 aziende produttrici di prosciutto di Parma. Non produciamo noi il prodotto e nemmeno lo vendiamo, ma appunto ci occupiamo a 360 gradi della gestione della DOP, e soprattutto la missione principale nostra è quella di tutelare e valorizzare la DOP prosciutto di Parma. Collegandomi al discorso delle traduzioni, perché il nostro consorzio ha bisogno di tradurre, fondamentalmente per due motivi. Ci rivolgiamo ai servizi spesso di traduzione, comunque abbiamo la necessità, diciamo, di operare con una lingua straniera per due motivi. Il primo perché, come detto, apparteniamo al sistema delle DOP e quindi ci dobbiamo necessariamente interfacciare costantemente, come qualunque indicazione geografica, con a livello istituzionale con Bruxelles, quindi tutte le volte che facciamo dei cambiamenti alle regole produttive del prosciutto di Parma, qualunque cosa deve essere comunque, dobbiamo interfacciarci con la Commissione Europea, con l'Unione Europea. Il secondo punto ovviamente deriva dal fatto che il prosciutto di Parma viene esportato oggi un po' in tutto il mondo, con tutto quello che ne consegue in vari ambiti, da quello della comunicazione promozionale, istituzionale, a quello legale e infine quello legato agli aspetti sanitari degli elementi, che necessitano ovviamente tutto un aspetto molto importante dal punto di vista per noi del servizio di traduzione, molto tecnica in questo caso. Come operiamo noi a livello pratico? Nei principali mercati, che sono quelli che vedete qui rappresentati dalle bandiere, abbiamo dei corrispondenti, agiamo attraverso delle agenzie di marketing indipendenti, che sono i nostri referenti, e la comunicazione in realtà viene esterna, viene gestita tramite queste agenzie di marketing. Ovviamente sotto la nostra supervisione e con il nostro coordinamento. Devo dire che noi non abbiamo la possibilità di fare delle campagne internazionali, quindi non a livello di comunicazione. È ovvio che facciamo comunicazione, ma la pubblicità proprio in senso stretto del termine la facciamo solo in Italia. E quindi non abbiamo un'attività di pubblicitaria a livello globale, ma la comunicazione in se stessa viene presa in carico da queste singole agenzie, e quindi sono loro che si occupano poi con la nostra supervisione ovviamente di rendere i contenuti nella lingua di ogni paese e quindi
con le sfumature e le necessità che derivano dalla cultura di ogni singolo paese. Quindi abbiamo un approccio, devo dire, molto, molto delocalizzato in questo senso. Io adesso non parlerò, non mi dilungherò sul prodotto, ma passo al secondo aspetto, che è quello appunto del valore aggiunto delle traduzioni, e per vedere come si è evoluto un po' il bisogno di traduzione da parte delle aziende, per cercare di dare una risposta a quello che mi pare di essere il titolo di questo incontro, e quindi è sul valore aggiunto delle traduzioni. Il bisogno di tradurre il cibo si è evoluto e sta crescendo di pari passo con l'affermarsi di due grandi fenomeni, no, che hanno caratterizzato questi ultimi anni, e che sono ovviamente la globalizzazione e lo sviluppo della comunicazione. Quindi di pari passo è aumentato il bisogno di ricorrere alla traduzione. Per quanto riguarda questo, lo vedo anche nel nostro contesto di produttori di prosciutto di Parma, la globalizzazione che ha innescato questo generale processo di internazionalizzazione delle imprese, anche delle nostre imprese, che sono sempre imprese di piccole dimensioni, imprese familiari, tuttavia hanno approcciato, molte di loro, ovviamente non tutte, ma una buona percentuale, direi circa il 30-40%, hanno iniziato un processo di globalizzazione, quindi che li ha portate ad operare nei mercati esteri, di avere a che fare con delle realtà che parlano una lingua diversa, quindi dover comunicare con una lingua diversa, e quindi in questo senso si è aumentato il bisogno di ricorrere alle traduzioni. Quindi tra l'altro c'è stato questo processo, perché fino a una ventina di anni fa appunto erano davvero pochissime le aziende che seriamente erano attrezzate a fare d'export. Una volta in realtà l'export per le nostre aziende non era un vero e proprio approccio al mercato, ma era semplicemente un caricare un camion piuttosto che un container con il prodotto e farlo arrivare a destinazione. Questo era esportare, però non era un approccio di mercato, era semplicemente un approccio, diciamo, commerciale. Oggi invece l'approccio è cambiato, si è capito che i mercati vanno gestiti, quindi non ci si può accontentare semplicemente di caricare un camion, ma bisogna affrontare delle problematiche, delle tematiche diverse, e quindi anche le nostre aziende, per quanto aziende familiari, si sono e si stanno attrezzando in questo senso, quindi ad operare con i mercati esteri. Il primo passo è avere proprio il proprio interno delle persone che sappiano parlare le lingue straniere. Io vi posso dire che fino a pochi anni fa, qualcuno lo fa ancora oggi, cioè ci chiamavano le aziende per chiederci di tradurre noi delle email, piuttosto che una volta c'erano i fax, e quindi questo era un po' il modo di operare nei mercati esteri. E quando un'azienda mi veniva a chiedere, io mi sono sempre occupato di mercati stranieri, quindi ma come posso fare per poter esportare, la loro richiesta in realtà era: mi aiuti a cercare un importatore? Ma la risposta che ricevevano era: la prima cosa che devi fare è ti devi strutturare per poter approcciare un mercato estero, che vuol dire non semplicemente andare a cercare un importatore, ma capire che poi va gestita questa cosa a 360 gradi, quindi ci vuole qualcuno che poi sappia parlare le lingue, sappia capire come operare in questi mercati. Quindi in questo senso
la globalizzazione ha, ha spinto un processo di internazionalizzazione anche delle piccole e medie imprese, imprese familiari, e quindi queste imprese oggi devono saper operare nei mercati stranieri e quindi devono necessariamente far fronte alla necessità di parlare, di esprimersi, di comunicare con delle lingue straniere. E questo sicuramente ha aumentato il bisogno di traduzione. L'altro aspetto molto molto importante invece riguarda l'evoluzione della comunicazione, non solo e non tanto per quanto attiene i cambiamenti legati all'aspetto tecnologico, ma piuttosto alla centralità che il processo comunicativo ha acquisito nella vita quotidiana delle imprese. E ancora io, ancora una volta, ribadisco, mi riferisco al nostro mondo, alla nostra realtà, che è fatta di piccole imprese, e quindi che al loro interno non hanno un ufficio, un reparto che si occupa di marketing e di comunicazione, ma che comunque hanno ben chiaro adesso questo cambiamento, cioè la comunicazione nella maggioranza delle aziende. Oggi c'è una precisa consapevolezza dell'importanza che riveste la comunicazione e quindi delle conseguenze di una buona e di una cattiva comunicazione. Nel nostro settore, quello alimentare, fino a non molti anni fa il pensiero prevalente era che il successo di un prodotto dipendesse quasi esclusivamente dal fatto che fosse più o meno buono, cioè se il prodotto era buono automaticamente dovevi poterlo vendere e doveva avere successo, cosa che invece, come sappiamo, non è vero. Cioè c'era in sostanza la convinzione che il cibo si comunicasse da solo attraverso l'assaggio, diciamo. Se uno prova il prodotto, è buono, lo comprerà ancora, non c'è bisogno di comunicarlo, ma il cibo si comunica da solo. Questo si pensava fino a non molto tempo fa nel nostro ambito. Oggi invece abbiamo capito che questo non basta più e sappiamo benissimo che la comunicazione gioca un ruolo importante ed è parte integrante di un sistema che può determinare il successo o il fallimento di un prodotto. Se ci pensiamo bene, l'Italia è un paese che è ricchissimo di prodotti eccezionali. Se restiamo nel nostro campo dei prodotti locali, tantissime aree del nostro paese ci sono dei prodotti locali fantastici, però poi, se vediamo bene, quanti di questi prodotti locali hanno effettivamente avuto successo al di fuori dell'area di loro pertinenza di produzione sono pochissimi. E oggi fortunatamente abbiamo qua degli esempi molto importanti di prodotti locali che sono diventati famosi nel mondo, non solo in Italia, come abbiamo visto prima il parmigiano reggiano, adesso il prosciutto di Parma, e quindi è anche la capacità di aver compreso che il cibo da solo non basta più. La bontà del cibo, della qualità del cibo non basta più per determinare il successo, ma bisogna organizzarsi e bisogna anche saperlo comunicare. Quindi la comunicazione, in tal senso, c'è questa consapevolezza che svolge un ruolo fondamentale. E per capire questa evoluzione, molto semplicemente, è sufficiente leggere il menù di certi ristoranti. Qua vedete a sinistra un menù semplice, due parole e un certo prezzo, a destra un altro menù un po' più elaborato ed un prezzo più elevato. Ecco, non cadiamo nell'errore di pensare che quel menù, quei piatti più costosi siano più costosi perché sono più elaborati nella descrizione. No, questa, cioè non confondiamo la causa con l'effetto, è il contrario. Cioè
questo menù che è più costoso deve essere spiegato, deve essere motivato, per cui c'è la necessità di elaborare questa descrizione. Ecco quindi che questa differenza deve essere chiara, e questo discorso interessa da vicino anche il mondo della traduzione, perché se ci pensate bene, il menù di sinistra non ha bisogno di alcune traduzioni, quello che abbiamo visto giustamente prima per un grande brand come Barilla. Questi qua sono nomi che non hanno bisogno di una traduzione o di una spiegazione. Quando però devo poi motivare delle cose che sono meno conosciute e che devono giustificare un prezzo superiore, allora c'è la necessità di agire in questo, con le parole, e di spiegare queste differenze. E questo è quello che è necessario anche per noi, anche per il prosciutto di Parma. Il nostro prodotto costa in media il 40% in più di un prosciutto comune, e questa differenza di prezzo deve essere giustificata e spiegata, perché noi ancora non abbiamo una notorietà tale da, con il solo brand, da poter giustificare questo margine di prezzo, questo gap di prezzo. Quindi tanto agli italiani quanto agli stranieri, con una buona comunicazione, noi dobbiamo fare capire perché il prosciutto di Parma costa di più di un altro prodotto. Cioè oggi non possiamo più limitarci a dire è più buono, perché questo chiaramente lo possono fare tutti, lo possono dire tutti. Allora dobbiamo invece andare nel fatto oggettivo anche, e poi condirlo con l'aspetto emozionale dato anche dall'immagine. Però questo per dire appunto che le cose vanno spiegate, e che la comunicazione ha assunto questo ruolo importante. Quindi la traduzione, quindi oggi per le aziende la comunicazione non è più una semplice opzione oppure una necessità occasionale, ma è uno di quei processi aziendali ai quali va dedicata la massima attenzione. Quindi la traduzione è parte del processo della comunicazione, e come tale beneficia senza dubbio di questa evoluzione, di questa maggiore attenzione che viene prestata alla comunicazione da parte delle aziende. Non solo perché le aziende comunicano di più, ma perché devono comunicare meglio, e perché è cambiato totalmente l'approccio alla comunicazione. Quindi tutto il materiale che esce da un'azienda, anche il più banale degli opuscoli, non solo trasmette un'informazione, quello che ho detto prima, che dobbiamo giustificare qualcosa, e un messaggio anche, ma contribuisce a formare l'immagine di un brand e la percezione che il cliente ha dell'azienda. Faccio un esempio: il nostro consorzio partecipa a 6 o 7 fiere in tutto il mondo, e in ogni fiera ci presentiamo con un materiale informativo tradotto nella lingua del paese, quindi tradotto comunque formato nella lingua di quel paese. Può sembrare una banalità, però ci sono ancora tante aziende, io frequento tutte queste fiere e posso dire che sono ancora tante le aziende che fanno tutte le fiere con un unico materiale, magari in lingua inglese, perché l'inglese è la lingua del commercio e quindi ci si capisce tutti e si va con un materiale unico. Certo che l'inglese è la lingua standard del commercio, però se io vado in Giappone con del materiale in giapponese, il mio potenziale futuro cliente apprezzerà molto questa cosa, perché il messaggio che gli trasferisco è che io ho fatto uno sforzo per andare verso di lui, per adeguarmi al suo mondo, e quindi non chiedo che lui
si sforzi per capire le mie cose, ma sono io che vado da lui. E poi trasferisco anche un messaggio che la mia azienda ha attenzione e rispetto verso quel cliente, verso quel mercato. Quindi il punto è che la traduzione del materiale non è solo funzionale al farsi capire, cioè io non devo tradurre semplicemente per farmi capire meglio dai miei interlocutori, però contribuisce anche a veicolare un'immagine aziendale e a trasferire un certo tipo di messaggio, che è appunto quello di dire: io scrivo in giapponese piuttosto che in cinese perché vengo verso di te e ho una particolare attenzione nei tuoi confronti. Quindi non ho solo l'obiettivo di farmi capire meglio, ma di farti vedere che io ho attenzione nei tuoi confronti. Ecco quindi che per concludere mi riallaccio al titolo di questo incontro, che parla del valore aggiunto della traduzione. Certo, la traduzione rappresenta un valore aggiunto per un'azienda nel momento in cui la traduzione non è la semplice trascrizione di un testo in un'altra lingua, ma è parte di un corretto e moderno approccio alla comunicazione al mercato da parte dell'azienda, nel senso che ho appena spiegato, cioè nel senso di concepire tutto questo come un sistema e un processo che ci porti a trasferire non solo un'informazione, un messaggio, ma anche un'immagine della nostra realtà, della nostra azienda. In questo senso, allora, la traduzione sicuramente è un valore aggiunto per le aziende di oggi. Grazie. Grazie davvero anche a Paolo Tramelli. Abbiamo avuto tre aziende che ci hanno dato tre... C'è ancora la mia condivisione. Basta spegnere il microfono, non c'è problema. Ok. Grazie. Dicevo, abbiamo avuto tre importantissime realtà che ci hanno parlato in tre modi molto diversi, devo dire, di come loro comunicano qualcosa che è molto di più di un prodotto. Ed infatti, ieri, pensando a come magari mi sarebbe piaciuto introdurre questa sessione, pensavo che effettivamente da emiliana quali sono per me questi prodotti, la pasta Barilla piuttosto che il prosciutto di Parma, piuttosto che il parmigiano reggiano, sono molto di più di qualcosa che mangio, di qualcosa che è presente quotidianamente sulla mia tavola, sono proprio parte del mio DNA, della mia identità, che è poi quello che abbiamo tentato e penso siamo riusciti a trasmettere nel corso della giornata di oggi, quindi partire dal concetto di cibo per invece parlare di qualcosa di molto più ampio che coinvolge molti settori, come abbiamo visto, e che ci riguarda tutti molto da vicino e molto dall'interno. Io avevo visto che in chat c'erano un paio di domande per il presidente del consorzio, che però non è più qui con noi, quindi invito chi le ha fatte magari a scrivere al consorzio del Parmigiano Reggiano, visto che sono comunque domande che hanno a che vedere con la filiera di produzione del parmigiano. E chiedo gentilmente alla regia se può a questo punto visualizzare il questionario. Abbiamo preparato un questionario brevissimo che chiederei alle persone che ci hanno seguiti e che sono ancora online di compilare. Si può fare direttamente
online da Zoom, sono veramente 5 domandine facili facili, ma che per noi sono molto importanti per capire se questo workshop è stato di vostro gradimento, se noi ce l'abbiamo messa tutta per darvi un contenuto il più interessante possibile, ed è per noi importante capire se ci siamo riusciti. Quindi io chiederei a questo punto a Davide Astori di accendere il suo microfono e la sua telecamera, ecco, in modo intanto che le persone compilano il questionario da procedere con le conclusioni e i saluti. Katia, mi associo assolutamente alle tue valutazioni e alle tue parole, rinnovo i ringraziamenti. Ritengo che sia davvero stata, come ci aspettavamo da subito, una bellissima giornata, ecco, di contenuti e anche così gradevole nella forma e nei modi. Insomma, una riflessione, come diceva Lucrezio, siamo riusciti a dare anche una medicina, un contenuto con un po' di zucchero attorno, insomma siamo riusciti a goderci dei contenuti scientifici anche importanti. E quindi grazie a tutti gli intervenuti, grazie a te per l'aiuto imprescindibile nell'organizzazione, nella possibilità di realizzare la giornata, grazie ai relatori e a tutto il pubblico. Mi unisco chiaramente ai ringraziamenti. Devo ringraziare Davide Astori perché l'idea di questo workshop è sua, quindi voglio riconoscere la paternità dell'iniziativa. È stato lui che l'ha proposta e io l'ho abbracciata con grande entusiasmo, ma se non fosse stato per lui non saremmo qui oggi. Quindi grazie davvero anche per tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi. Grazie naturalmente all'Università di Parma, che ci avrebbe ospitato molto volentieri se avessimo potuto fare l'evento in presenza come era stato inizialmente previsto. Naturalmente un grazie di cuore ai relatori e anche al pubblico, che è stato numerosissimo stamattina, un pochino meno questo pomeriggio, ma comunque grandi numeri, e soprattutto le persone ci hanno seguito dall'inizio alla fine, quindi significa che comunque erano interessate a ciò che avevamo da dire, ecco. Quindi vi do l'appuntamento alle prossime iniziative, in attesa naturalmente di rivederci tutti di persona. Grazie ancora a tutti e buona serata, buona continuazione. Speriamo alla prossima. Arrivederci a tutti.